Ora Che si cosa registrerà la cosa conferenza. intendiamo dire con use case per la blockchain? Non vogliamo oggi spiegare che cos'è la blockchain, come funziona, come si fanno a minare Bitcoin o questo tipo di attività. Noi sappiamo, diamo per scontato più o meno che tutti sappiamo che cos'è, come funziona grosso modo la blockchain e i concetti che ci stanno dietro. Cerchiamo di capire cosa si può fare, cosa è stato fatto utilizzando questa tecnologia in diversi modi. Tutti i relatori parleranno di diversi aspetti e diverse applicazioni della blockchain reali, fatte, realizzate o in via di realizzazione o fattibili. E quindi questa sarà la cosa interessante, toccare con mano cosa si può fare veramente con questa tecnologia che potrebbe cambiare veramente il modo in cui facciamo le attività più quotidiane. Prima di iniziare i lavori e quindi dare la parola a Massimo Ratti, dare la parola al presidente del CSMT, Riccardo Trichino, perché vi ricordo che questa, come potete vedere dalla slide, questa iniziativa è di Officina Liberty e CSMT, insieme a tutti i partner di Officina Liberty. E quindi lascerei la parola a te, Riccardo. In momenti così particolari come quelli dell'emergenza coronavirus che stiamo vivendo, è nello stesso tempo direi invece stimolante vedere che temi così intriganti come quello della blockchain riescono quindi a coinvolgere le persone e attrarre la nostra attenzione. Tra l'altro è particolare anche il fatto che stamattina come CSMT abbiamo promosso un webinar sui bundle life, sulla sostenibilità e l'ambiente, che anche quello ha riscosso un bel numero di partecipanti. E anche questo, dicevo, a testimonianza del fatto che il territorio, nonostante, o forse anche e soprattutto, dovuto anche allo stress e alle condizioni in cui ci ha posto l'emergenza del coronavirus, riesce a essere sensibili a temi così importanti come la sostenibilità, come dicevo, promossa stamattina, e ora quello molto più specifico, ma altrettanto intrigante, che è quello della blockchain applicata al mondo industriale, quindi non vista ai fini, no, di minare blockchain, ma quanto come applicata come tracciabilità, nell'asseverazione, diciamo, delle varie operazioni nel mondo industriale. Tutto questo quindi a conferma della dinamicità e della curiosità, della vivacità che il territorio bresciano riesce a trasmettere. E il fatto stesso che quindi oggi, come Officina Liberty, siamo qui a proporre questo tema. Insieme ai nostri partner, in particolar modo anche InnexHub, che tra l'altro è curioso, anche mi fa piacere sottolineare che circa un anno fa abbiamo aperto insieme a InnexHub e a NIB un tavolo proprio sulla blockchain, proprio a testimoniare il fatto dell'interesse da parte del mondo industriale su questo tema. E quindi oggi avere la possibilità di poter condividere con voi varie esperienze, varie applicazioni, in questo confronto fino alla tavola rotonda, dicevo, è una cosa che ci fa piacere, quindi è testimonia del fatto che la missione nostra, la missione di CSMT e di Officina Liberty, è quella proprio di promuovere innovazione, ricerca e tramite condivisione, in modo tale, dicevo, da dare un supporto e uno stimolo sempre costante al territorio. Detto questo, vi auguro appunto buon lavoro e spero che tutto questo sia utile e fruttuoso per noi. Grazie a tutti. Gabriele. Grazie mille, non aspetterei oltre e darei direttamente il controllo, quindi la possibilità di presentare a Massimo Ratti, in modo che introduca il primo tema. Vediamo un secondo.
Ok, Massimo dovresti essere ora in grado di condividere lo schermo. Ok. Perfetto. Qua dovreste vederlo. Sì, vai pure. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, sono Massimo Ratti di Security Pattern. La presentazione che andrò a fare cerca di introdurre con una serie di slide delle soluzioni basate su blockchain per la tracciabilità di un prodotto lungo la filiera. Questo è un po' l'obiettivo di questa presentazione. Prima di partire a parlare di blockchain, ho preparato un paio di slide per raccontarvi un po' chi siamo, chi è Security Pattern e cosa facciamo. Allora, Security Pattern nasce alla fine del 2017 all'interno del gruppo SuperPartes, con sede a Brescia, e quello che offriamo sono una serie di attività di consulenza e di sviluppo in ambito di sicurezza per sistemi embedded, quindi IoT, Industry 4.0, Automotive, e con tema anche per un'attività relativa alla sicurezza in ambito blockchain, quindi sviluppo e gestione di smart contract, gestione di asset digitali. Dall'inizio del 2020 siamo presenti anche a Bergamo, e quindi abbiamo degli spazi all'interno del Chilometro Rosso, e siamo partner di FAI Technology Hub. Per quanto riguarda la blockchain, i quattro progetti principali su cui abbiamo iniziato a lavorare e stiamo ancora lavorando sono quelli elencati in questa slide. Siamo partiti con il progetto NextShop, finanziato dal MISE e gestito da Alchemy Lab, in cui ci siamo occupati di gestire manifattura digitale, quindi stampa 3D su blockchain. Un altro progetto a cui abbiamo lavorato, sempre finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, è il progetto SON, gestito anche questo da Alchemy Lab, in cui abbiamo provato ad utilizzare la blockchain come supporto per la gestione dei diritti d'autore. Un terzo progetto è stato il progetto Protected ID, particolarmente interessante in quanto ha toccato tematiche riguardanti l'identità digitale, in particolar modo la gestione dell'identità digitale su blockchain. L'ultimo dei progetti che è stato, diciamo così, annunciato all'inizio di quest'anno è il progetto che ci è stato commissionato dal sindacato FIM-CISL per il tesseramento su blockchain. Quindi abbiamo iniziato a gestire il tesseramento attraverso dei token rilasciati su blockchain. Questo era un po' per dire cosa abbiamo fatto fino ad oggi sulla blockchain e chi siamo. Partiamo quindi a parlare un po' di filiera produttiva. Per capire come la blockchain può aiutare la gestione delle informazioni all'interno della filiera produttiva, cerchiamo un attimino di capire quali sono le problematiche della filiera produttiva riguardanti appunto la gestione delle informazioni. Le problematiche nascono, a nostro modo di vedere, dalla difficoltà di interazione tra entità distinte. Quando si parla di filiera produttiva si fa spesso riferimento a una serie di società indipendenti che operano in aree geografiche differenti. Ciascuna società ha dei processi e dei metodi eterogenei per la gestione delle informazioni e questo porta a una mancanza di trasparenza. Perché? Perché ogni società gestisce le informazioni attraverso i database privati. Le informazioni sono tendenzialmente mantenute all'interno di questi database privati e la mancanza di trasparenza porta quindi a una scarsa tracciabilità dei prodotti che vengono gestiti lungo la filiera, con tutta una serie di rischi relativi alla contraffazione. Quindi, come la blockchain può aiutare? A nostro modo di vedere, i punti di forza nell'ambito della gestione di informazioni sono fondamentalmente tre. Il primo punto di forza è sicuramente la fiducia. La blockchain offre sostanzialmente un registro in cui chiunque può registrare le proprie informazioni e questo registro è mantenuto in molteplici copie in nodi indipendenti. Quindi questi nodi non sono gestiti da un'entità centralizzata, ma sono gestiti da entità indipendenti. Essendoci una copia differente su ogni registro, è difficile manomettere le informazioni all'interno, che sono state scritte all'interno di questo registro, che possono essere quindi considerate immutabili. Un altro punto di forza è la trasparenza. Queste informazioni sono pubbliche, quindi le entità che registrano, le società che registrano informazioni all'interno della blockchain rendono pubbliche una serie di informazioni che prima tendenzialmente erano tenute all'interno di database privati. Un terzo punto è la tracciabilità. Tutto ciò che viene scritto all'interno della blockchain è tracciabile, quindi è possibile capire chi l'ha scritto e in che momento l'ha scritto. Partendo quindi da questi tre punti di forza, andiamo un attimino a vedere una possibile applicazione della blockchain all'interno della filiera alimentare. Questo diciamo, progetto che andrò un attimino a descrivere, questa soluzione, è un progetto che è stato implementato da Carrefour nel 2018. È un progetto che è stato un progetto pilota, diciamo, che puntava a tracciare
la filiera di produzione dei polli dall'incubatoio fino alla distribuzione. L'idea quindi è stata quella di creare degli smart contract all'interno dei quali, diciamo, venivano innanzitutto rilasciati dall'incubatoio nel momento della nascita del pulcino. Quindi all'interno di questo smart contract veniva registrato il codice dell'incubatoio in cui era nato il pulcino, la data di nascita del pulcino, la data di vendita all'allevatore. L'allevatore riceveva il pulcino e andava a scrivere all'interno di questo smart contract una serie di informazioni relative alla sua attività, il codice dell'allevatore, la data della spedizione al macello. In questa blockchain interagivano poi anche altre entità distinte, il veterinario che va a verificare che non siano state somministrate degli antibiotici al pollo, la fabbrica dei mangimi scrive quali mangimi sono stati venduti all'allevatore e l'ente di certificazione va a certificare tutto quello che è stato dichiarato dall'entità che vi ho elencato fino adesso. È importante quindi, secondo me, chiarire che la blockchain non va a sostituire una procedura che è in atto da anni, quindi l'ente certificatore è ancora presente. Quello che la blockchain riesce a fare è garantire una maggiore automatismi di questi processi di certificazione e una maggior trasparenza. Quindi se prima le certificazioni venivano rilasciate attraverso dei documenti che venivano dati all'allevatore, l'allevatore li utilizzava per certificarsi verso il distributore, con il rischio quindi che questi documenti potessero essere manomessi, portando la gestione delle informazioni su blockchain, il rischio di manomissione dei certificati viene a sparire. Continuando un attimino a capire lungo la filiera, il macello e il confezionamento scrive le informazioni riguardanti la data di scadenza del lotto prodotto e soprattutto va a scrivere il numero del lotto all'interno dello smart contract. Attraverso quindi diciamo così, il codice del lotto che viene stampato sulla scatola del pollo, l'utente finale è in grado di andare a rintracciare tutte le informazioni che sono state scritte dalle varie entità. Quindi la trasparenza si ottiene direttamente andando a scannerizzare col proprio smartphone il QR code o il codice a barre posto sulla confezione. Il QR code è collegato alle informazioni dello smart contract che vengono estratte, quindi l'utente finale può visualizzare sul proprio smartphone tutte le informazioni che sono state scritte dall'incubatoio all'allevatore fino alla distribuzione. Questo, come dicevo, è stato un progetto pilota che è nato nel 2018 ed è stato esteso poi a una serie di altre filiere. Si parla di filiera del riso, dei pomodori, nel vino. A nostro modo di vedere, però, se questo processo, se questa, diciamo, procedura venisse portata in ambito manifatturiero, avrebbe però delle debolezze. Come dicevo, il tutto si basa sul QR code posto sulla scatola del pollo che vado ad acquistare. Se pensiamo alla stessa procedura in ambito manifatturiero, diciamo così, una società che volesse produrre degli oggetti contraffatti avrebbe gioco facile a copiare questi QR code sugli oggetti contraffatti. Quindi l'utente finale non avrebbe granché modo di verificare se l'oggetto è contraffatto o no. Si troverebbe un QR code connesso alle informazioni scritte su blockchain e, per quello che ne può sapere lui, le informazioni sono valide e sono riferite al prodotto che sta acquistando, senza sapere che in realtà il prodotto è contraffatto e il QR code è stato copiato da un QR code associato a un prodotto reale. Quindi, a nostro modo di vedere, in ambito manifatturiero è interessante andare a introdurre un altro concetto che viene introdotto dalla blockchain, il concetto di token digitale. Un punto di forza della blockchain è stato quello di introdurre il concetto di scarsità nel mondo digitale. Cosa vuol dire scarsità? Scarsità significa poter creare degli asset limitati in ambito digitale. Questo è stato, diciamo così, introdotto per la prima volta dalle criptovalute, in particolar modo da Bitcoin. Quindi, grazie alla blockchain è stato possibile creare degli asset digitali unici, limitati e soprattutto trasferibili. Quindi questi asset digitali, una volta creati nella blockchain, possono essere trasferiti da un utente all'altro e la blockchain tiene traccia dello stato di proprietà del token in ciascun istante. Quindi, coniugando il progetto che vi ho descritto prima di Carrefour in ambito manifatturiero e introducendo il concetto di token, possiamo garantire una maggiore robustezza della tracciabilità e soprattutto una maggiore robustezza dei meccanismi anticontraffazione. Proviamo quindi a pensare a un oggetto, in questo caso
Quello che sto descrivendo è un po' quello che abbiamo implementato nel progetto Next Shop, ma può essere coniugato su molti prodotti diversi. In questo caso ho fatto l'esempio degli occhiali, quindi pensiamo a un designer che ha un progetto per la realizzazione di occhiali e vuole passare questo progetto a un produttore esterno. Attraverso il sistema che abbiamo realizzato nel progetto Next Shop, l'idea è quella di creare uno smart contract nel quale il designer può andare a creare una serie di token. Questi token possiamo modellizzarli come dei gettoni e vengono creati solo dal designer nel numero sufficiente a garantire la produzione che vuole realizzare. Quindi, se vuole realizzare 100 paia di occhiali, creerà 100 token. Nel momento in cui crea questi 100 token, scrive all'interno dei token una serie di informazioni, per esempio un codice che lo identifica in modo che è sempre possibile risalire a chi è l'ideatore del progetto e iscriverà all'interno di questo token anche le informazioni relative al prodotto. A questo punto cederà diciamo così, la titolarità dei token al produttore, il quale si troverà quindi in possesso di una serie limitata di token. Il produttore, avendo tra le mani il progetto e questi token, può iniziare la produzione. Quindi, se ha ricevuto 100 token, sarà autorizzato a realizzare 100 diciamo così, 100 prodotti, 100 oggetti, 100 paia di occhiali. Ogni paio di occhiali avrà un proprio numero di serie e questo numero di serie verrà registrato sul token associato. Quindi, al termine della produzione, avremo un paio di occhiali con un numero di serie univoco. Questo numero di serie univoco, che può essere codificato in questo caso con un QR code, può essere scannerizzato e si avrà una corrispondenza 1-1 tra l'occhiale e il token associato. Quindi in questa fase della produzione abbiamo 100 token nelle mani del produttore associati a 100 paia di occhiali, ognuno dei quali ha un codice univoco. Questi 100 token vengono ceduti assieme agli occhiali alla distribuzione. La distribuzione scrive all'interno di ciascun token informazioni relative al lotto, quindi la data di arrivo, la data di consegna al punto di vendita. E il punto di vendita, quindi, oltre a ricevere la confezione con i 100 paia di occhiali creati, si troverà tra le mani i 100 token che sono stati di volta in volta, diciamo così, riempiti con nuove informazioni. Il cliente a questo punto ha la possibilità, recandosi al negozio, di scannerizzare il QR code sugli occhiali e andare a verificare due cose: l'informazione del prodotto, così come veniva fatto per i polli, ma può anche verificare lo stato di proprietà del token associato a quegli occhiali. Quindi, qual è il punto di forza in questo caso? Può verificare se effettivamente il token è passato dalle mani del designer al produttore, dal produttore alla distribuzione, dalla distribuzione allo shop. Se il token non ha fatto questo processo, significa che qualcosa non ha seguito, diciamo così, il flusso pensato dall'ideatore degli occhiali. Una volta che ha verificato che il token associato all'occhiale che vuole acquistare è di proprietà del negozio che sta vendendo gli occhiali, può acquistare gli occhiali e il negozio cederà al cliente anche il token. Quindi il cliente si troverà tra le mani un token e il paio di occhiali. Il primo punto di forza è quindi la possibilità da parte del cliente di verificare tutti i passi fatti dal token fino ad arrivare al negozio e arrivare nelle sue mani. E la possibilità poi eventualmente di rivendere gli occhiali a qualcun altro, dimostrando a questo qualcun altro che gli occhiali che gli sta vendendo sono effettivamente degli occhiali originali. Quindi ho voluto fare un attimino un focus su quello che potrebbe succedere. Facciamo finta che il produttore riceve istruzioni dal designer di creare quattro paia di occhiali. Il produttore però decide di creare un paio di occhiali in più per provare a rivenderli e fare quindi diciamo così, dei guadagni aggiuntivi. Utilizzando i token questo non è possibile perché quello che è stato fatto da parte del designer è creare solamente quattro token in questo caso. Questi quattro token sono arrivati nelle mani del produttore. Il produttore, il quinto paio di occhiali che ha prodotto, non può associarlo a nessun token perché il token non è presente all'interno dello smart contract. Quindi il paio di occhiali che ha prodotto in più non può seguire la filiera o comunque il flusso pensato per poter far arrivare questo paio di occhiali nel negozio, diciamo, autorizzato. Quindi quello che succede è che i quattro paio di occhiali ufficiali arrivano al negozio, possono essere venduti assieme al token, mentre il paio di occhiali creato, diciamo così, in abbondanza rispetto alle richieste, potrebbe essere venduto tramite canali non ufficiali. Ovviamente
il cliente finale che si trova a comprare degli occhiali che fondamentalmente sono identici, ha però la possibilità di capire se il negozio che gli sta vendendo è un negozio che sta vendendo un occhiale autorizzato oppure un negozio che sta vendendo un occhiale non autorizzato. Ovviamente questo non preclude la possibilità del cliente finale di comprare il prodotto non autorizzato. Quello che però è possibile è rendere consapevole il cliente finale di capire quello che sta facendo e di capire l'origine del prodotto che sta acquistando. Come dicevo, quanto è robusto questo, diciamo così, questa procedura di utilizzare dei token per garantire la tracciabilità del prodotto dipende sostanzialmente da quanto è forte il link tra il token digitale e l'oggetto fisico. Quindi, quello che ho descritto fino adesso è stato, diciamo così, un link abbastanza debole, quindi abbiamo codificato il numero di serie dell'oggetto del pollo in un QR code. Questo QR code consente di accedere allo smart contract o al token che contiene le informazioni e tra le informazioni presenti all'interno di questo token ci sarà ovviamente il numero di serie. Un'altra possibilità per rendere questo link un po' più forte è la possibilità di utilizzare dei tag RFID. Questi tag RFID possono essere inseriti in diversi modi a seconda del, diciamo così, del processo produttivo all'interno del prodotto e rendono, diciamo così, la contraffazione del tag un po' più complicata. Una terza possibilità è quella di identificare il prodotto attraverso quella che noi chiamiamo fingerprint digitale. Cos'è la fingerprint digitale? La fingerprint digitale è una caratteristica fisica dell'oggetto che lo identifica univocamente e rimane costante per tutto il ciclo di vita. Questa caratteristica fisica dipende fondamentalmente dall'oggetto che stiamo producendo e nel caso l'oggetto che stiamo producendo non ha a disposizione una caratteristica fisica univoca e costante per tutto il ciclo di vita, potrebbe essere indotta, potrebbe essere creata. Questa caratteristica fisica quindi viene misurata e viene digitalizzata nel token. Questo quindi consente un link estremamente forte tra il token digitale e l'oggetto che sto vendendo, senza possibilità da parte di, diciamo così, nessuno all'interno della filiera di duplicare o insomma di rompere questo legame tra token e oggetto fisico. Un esempio che spiega bene questo concetto di fingerprint digitale è per esempio la traccia che viene lasciata dalle armi sui proiettili. Ogni arma lascia una traccia identificabile e unica diciamo così, il proiettile che viene sparato. Questo significa che nel caso fossimo in grado di digitalizzare questa caratteristica potrebbe essere inserita all'interno del token e il token andrebbe associato in modo, diciamo, estremamente forte all'arma che stiamo producendo. Quindi quello che andremo a vendere è un token che contiene tutte le informazioni dell'arma, contiene il fingerprint digitale dell'arma e diciamo così, il cliente finale che va a acquistare l'arma è in grado di identificare se sta acquistando un'arma associata a un token rilasciato dal produttore oppure un'arma contraffatta. Questo è, diciamo così, una serie di meccanismi che abbiamo sviluppato e stiamo testando nei progetti che vi ho elencato all'inizio della presentazione. Grazie mille, è stato molto interessante secondo me. Grazie, sei stato molto chiaro. Ci sono alcune domande che ti porrei, quindi mi fa piacere che l'interazione sia partita subito e quindi rinnovo anche per chi si è connesso un po' dopo a porci le domande qualora ne avessero. Prima domanda che è stata posta e che era venuta anche a me onestamente era quella di che tipo di blockchain utilizzate? Se utilizzate le blockchain nei sistemi che voi avete realizzato, che tipo di blockchain utilizzate? Ce ne sono diverse, e giusto per capire, è stato posto anche da Giorgio questa Ok, domanda. sì, allora la blockchain che utilizziamo è la blockchain Ethereum. La scelta di questa blockchain è fondamentalmente guidata da due elementi. Innanzitutto, Ethereum è stata la prima blockchain che ha messo a disposizione la possibilità di programmare la blockchain attraverso gli smart contract. Quindi siamo partiti dallo studio di smart contract messi a disposizione da Ethereum. Un secondo elemento che ci ha portato a scegliere Ethereum è la possibilità di utilizzare sia la rete pubblica di Ethereum, quindi garantendo al cliente che vuole provare a utilizzare la blockchain la possibilità di appoggiarsi a un'infrastruttura già esistente. Ma nel caso
nel corso del progetto, nell'evoluzione del progetto, il cliente volesse passare a una blockchain privata, Ethereum consente di creare la propria blockchain privata, quindi il cliente ha la possibilità di sviluppare la propria infrastruttura, riducendo i costi relativi alle transazioni, e il tutto non avrebbe un impatto sugli sviluppi, visto che gli smart contract sviluppati per la blockchain pubblica possono essere portati anche su una rete Ethereum privata. Non ti sento. Scusa, un paio di domande volevo che sono state poste. Se il token è unico e non è possibile avere più link a lui duplicando il QR code, però sì, effettivamente questo era quello che nominavi all'inizio, il problema era proprio la Sì. duplicazione del QR code. Allora, se io duplico il QR code, allora prendiamo l'esempio dei polli. Fa un po' ridere chiamare l'esempio dei polli, ma tant'è. Che non trovo. Allora, ok, se le informazioni sono all'interno di uno smart contract e lo smart contract non definisce la proprietà del QR code che ha rimandato, diciamo, il QR code collegato, il QR code può essere duplicato. Quindi, se io prendo una confezione di pollo, duplico il QR code in altre confezioni di pollo che non hanno seguito la filiera, tutte le confezioni andranno a rimandare alle stesse informazioni scritte nello smart contract e il cliente finale effettivamente non può capire se il pollo che ha tra le mani è stato, diciamo, il pollo originale che è stato tracciato oppure no. Se invece utilizzo dei token, sì, è possibile che un QR code, per esempio, in questo caso, è possibile che, diciamo così, l'occhiale che è stato prodotto in più dal produttore venga collegato attraverso il QR code a un token già utilizzato. Nel momento in cui però vado a comprare, diciamo così, dal rivenditore non autorizzato questo occhiale, il cliente è in grado di capire se il token a cui è associato è posseduto dal rivenditore non ufficiale oppure no. In questo caso, essendo il token stato venduto al negozio ufficiale, l'utente è in grado di capire che il prodotto è contraffatto. Quindi lo stato di proprietà del token mi garantisce che l'oggetto collegato sia effettivamente l'oggetto originale oppure no. Ok, perfetto. Passerei alla prossima presentazione, non vedo altre domande. Allora, prossimo relatore è Ilario Belli, Innovation Manager a SIA. Adesso ti darò, Ilario, la possibilità di, già fatto, dici è stata più veloce di me, la possibilità di condividere lo schermo e ti ricordo di attivare il microfono che in questo momento è disattivato. Ilario? Perfetto. No. Ilario, non ti sentiamo e Ilario? Ok, se che dite, facciamo un'inversione di ordine, mentre se Ilario non risolve il problema rapidamente, allora a questo punto, se voi siete invece pronti, Giulio, Massara, potremmo partire con la vostra presentazione ed eventualmente. Buongiorno. Buongiorno, noi siamo pronti, se ci date il Perfetto. via libera. Allora, Ilario, scusami, do il via libera a Giulio e eventualmente ti schedulo dopo, perché purtroppo non ti vediamo né sentiamo. Ecco, ho passato Bene. il ruolo di relatore, perfetto. Benissimo, allora Ecco. buongiorno a tutti, io sono Giulio Massara, sono senior manager con specializzazione area manufacturing della GN Techonomy, che è una società
in Lombardia, con l'headquarter a Milano e il polo tecnologico a Bergamo. E mi accompagna in questa presentazione Stefano Lari, che è Business Information Manager, in quanto il caso che andiamo a presentare è il caso di Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, dove abbiamo sviluppato con Beretta un'applicazione di blockchain, che è il tema in oggetto. Prego. Buongiorno a tutti. Vai, vai, vai Giulio. Prego, prego. Dunque, prego. Allora, chi è GN Teconomy? GN Teconomy è una società specializzata in soluzioni innovative in area di organizzazione aziendale e soluzioni di tecnologie. Siamo nati nel 1995, abbiamo cominciato a sviluppare la nostra esperienza in ambito ERP, con diverse soluzioni di tipo ERP, CRM, poi HR, Business Intelligence, eccetera. Ma dal momento che il mercato richiedeva altre soluzioni e il nostro tipo di DNA, un tipo di DNA innovativo dal punto di vista delle tecnologie, abbiamo aperto diverse business unit su differenti soluzioni di tecnologia. Abbiamo una business unit specializzata nell'IoT, con esperienza sia nazionale sia internazionale. Abbiamo sviluppato un progetto ad Doha per il waste management, con capacità basata su sensori di sonar piuttosto che di analisi volumetrica. Abbiamo sviluppato una business unit per il machine learning, per l'intelligenza artificiale. Abbiamo sviluppato soluzioni hybrid per l'integrazione, quindi ci proponiamo anche come system integration integrator, e ovviamente abbiamo sviluppato una specifica business unit sulla blockchain, in quanto la blockchain ormai è quota parte delle soluzioni di business, delle soluzioni organizzative e delle soluzioni di tecnologie. Perché questo tipo di slide? Perché su un tema come la blockchain? Perché, come anche chi mi ha anticipato ha osservato, parlare di blockchain è sicuramente un elemento di tecnologia, ma non è soltanto questo. La blockchain richiede che ci sia un piano strategico ben definito, ci siano dei commitment giusti e ci siano diversi tipi di soluzioni di tecnologia. Perché nel momento in cui si sviluppa una strategia di tecnologia come la blockchain, che è basata sulla, innanzitutto, l'assunto di offrire delle sicurezze dal punto di vista informativo e l'assunto di non essere alternativa, ma di andare a coprire delle esigenze di business in affiancamento ai sistemi, servono anche per se stessa dei sistemi di sicurezza. Prima si parlava del QR, il QR può essere duplicato, un barcode può essere duplicato. Quindi quando si parla di blockchain è imperativo ed è fondamentale nel disegno strategico capire quali possono essere i punti, le opportunità, quindi quali fonti informative possono essere portate a bordo della blockchain, ma quali anche soluzioni di tecnologia devono essere messe in campo per coprire la blockchain, per proteggere la blockchain. Ne parleremo durante la presentazione, un piccolo esempio più avanti, però essere, diciamo, addentro alle soluzioni di tecnologia come l'IoT, il machine learning, l'artificial intelligence, collaborare e lavorare anche con società che fanno organizzazione aziendale come noi stessi facciamo, ma abbiamo anche partnership, implica poter offrire un servizio a tutto tondo. Adesso passerei per favore la parola a Stefano Lari, che introduce Beretta Armi, dopodiché continuerò io per entrare nel dettaglio della soluzione. Grazie. Grazie Giulio, mi chiamo Stefano Lari, lavoro all'IT di Beretta Armi, sono responsabile del settore applicativo gestionale. Una breve introduzione di Fabbrica d'Armi, poi passiamo in realtà al tema centrale, che è la blockchain. Siamo a Gardone Valtrompia, sicuramente lo saprete tutti, l'area è a nord di Brescia, famosa sicuramente per la lavorazione del ferro, per la sua imprenditoria dedita alla produzione delle armi. L'azienda Beretta è sicuramente la più antica del territorio, un documento certifica la nascita nel 1526 ad opera di Bartolomeo Beretta. Oggi Pietro e Franco Bussalli Beretta continuano e guidano l'azienda, innovandola e puntando ovviamente a mantenere alto il brand, che è conosciuto in tutto il mondo. Beretta oggi è un gruppo internazionale con sedi in tutto il mondo. La realtà di Gardone ha subito profonde trasformazioni
dal 2010 applicando il modello produttivo Lean Manufacturing. Vengono prodotte internamente tutte le parti principali dell'arma, le canne lunghe, corte, bascule e le carcasse. Sempre a Gardone hanno sede i reparti della lavorazione meccaniche, altamente automatizzati, un moderno impianto di trattamento termico e superficiale, tutte le linee dell'assemblaggio e ogni pezzo prodotto viene sottoposto a un rigoroso controllo di qualità. Ovviamente in ogni reparto abbiamo personale qualificato, certificato, di grande esperienza e il nostro prodotto è unico e apprezzato appunto in tutto il mondo grazie a queste persone. Il marchio Beretta trova il consenso di clienti in diverse fasce di mercato, amanti dello sport della caccia, atleti del tiro, professionisti nel settore della difesa. Oltre all'arma da fuoco, Beretta ha sviluppato negli ultimi anni una ricca offerta di accessori e abbigliamento outdoor. Arriviamo al cuore invece di questa presentazione di oggi. Beretta quindi ha sempre investito in tecnologia e innovazione e in questi ultimi anni abbiamo affrontato il tema della digitalizzazione, tema che è sotto gli occhi di tutti e ha trasformato le nostre società. Quindi il mercato e la competizione internazionale richiedono nuovi strumenti e canali di comunicazione digitali per rispondere tempestivamente ai bisogni del cliente finale. Da questa considerazione, nel 2012 nacque il progetto di Digital Transformation, con l'obiettivo di rivedere i processi di business e dotarsi di sistemi moderni, integrati, aperti a internet e al cloud. Con il coinvolgimento e la formazione di tutti i primi livelli aziendali, abbiamo ridisegnato i processi interni. In meno di un anno abbiamo installato un nuovo ERP internazionale, un sistema PLM integrato ai sistemi di progettazione 3D, un MES per il controllo della produzione, sistemi di pianificazione avanzata della produzione. Stiamo lavorando all'implementazione in tutte le aziende del gruppo di un unico sistema e-commerce e in parallelo abbiamo anche un'innovativa idea di servitization collegando l'arma ai campi di tiro a volo per aumentare, diciamo, l'esperienza dei nostri clienti su Brand Beretta. Ultimamente stiamo facendo dei prototipi, diciamo, su tecnologia Industry 4.0, più che prototipi perché abbiamo impiegato stampanti 3D, e abbiamo un progetto già avviato, di predictive maintenance sulle macchine MCM. L'ultimo progetto, diciamo, che è partito un anno e mezzo fa, è appunto dare un'occhiata anche al campo della blockchain. Sostanzialmente questo dovuto un po' al successo della criptovaluta Bitcoin ci ha spinti a indagare sulle caratteristiche di questa nuova tecnologia. Oggi, dopo esserci confrontati con esperti del settore e visto cosa offre il mercato, abbiamo realizzato con GN un prototipo per la certificazione dell'autenticità del prodotto di lusso. La piattaforma l'abbiamo battezzata DIP, Digital Identity Product, è un prototipo, ma diciamo in via sperimentale, ma vorremmo applicarlo e offrirlo ai nostri clienti con i prossimi lanci dei prodotti di lusso. Un progetto basato sulla blockchain. Sì, le caratteristiche, secondo noi, una caratteristica fondamentale di questa piattaforma è che appunto il protocollo dà la possibilità di registrare informazioni che rimarranno immutabili e non replicabili nel tempo. In pratica il double spending, questo aspetto non è garantito dai tradizionali sistemi di archiviazione, o meglio, si sottintende che le informazioni dei nostri sistemi siano sempre presenti, affidabili, ma questo è dovuto alle procedure interne, agli enti, alle persone che si dedicano, diciamo, alla loro attendibilità. Non è la tecnologia in sé a garantire questa sicurezza e inalterabilità. La grande novità del protocollo blockchain sicuramente è che il dato registrato è unico, non duplicabile, verrà conservato per sempre, la garanzia che nessuno lo potrà mai alterare. Una caratteristica che ci ha fatto pensare alla gamma di lusso della linea Premium Gun e al loro mercato. L'idea è di certificare il prodotto, la sua originalità, poter far avere al cliente tutte le informazioni che ne hanno portato alla sua definizione,
Quindi una piattaforma affidabile, accessibile, dove possiamo registrare tutte le transazioni, le certificazioni che rendono unico il nostro prodotto. In sintesi, i vantaggi con questa piattaforma che si attende l'azienda: la costruzione di un digital ledger distribuito senza la possibilità di alterazione a prova di hacker, la condivisione della piattaforma tra tutti gli attori che concorrono alla definizione del prodotto finale, fornitori, spedizionieri, rivenditori, enti certificatori che vengono coinvolti nel processo di certificazione, con la costruzione proprio dei blocchi diventando loro stessi dei nodi. Il cliente o il distributore, collegandosi alla rete, potrà verificare tutte le transazioni, le informazioni di prodotto, accrescendo la fiducia verso il brand Beretta. Questo è uno schema, un po' un disegno che rappresenta questa rete blockchain, questa piattaforma che prende i dati da tutti i vari enti, no? L'ente, l'autorità nazionale, il Banco Nazionale, i reparti Beretta, ma anche i fornitori, e pure il sistema distributivo potrà concorrere ad aggiungere informazioni sulla merce, dov'è e in che tempi arriverà. Il disegno, con l'idea ovviamente di un'evoluzione, prevede il collegamento di diversi nodi: fornitori di materie prime semilavorati per la certificazione forniture, il Banco Nazionale di Prova per l'attestato di conformità richiesto dalle autorità, passaggi ai reparti interni, fabbrica d'armi con la tracciabilità delle parti fondamentali d'arma, fino alla spedizione del magazzino di prodotto finito. Inoltre si potrà tracciare le fasi di spedizione del prodotto, includendo gli spedizionieri e i distributori, fino ad arrivare al dealer e ai clienti finali. Prego, Giulio. Grazie, allora riprendo la parola, grazie Stefano. Allora, come è nato anche questo progetto dal nostro punto di vista? Io ho avuto il privilegio e ho ancora il privilegio di essere il project manager di GN in Beretta, quindi fin dall'installazione dell'ERP e con l'installazione di molte piattaforme di tecnologia abbiamo lavorato assieme, il che ha fornito tantissimi spunti. Spunti di comprensione dell'azienda, spunti di processo, spunti di informazione, di opportunità, degli attori in gioco, perché Beretta ovviamente ha dei link fortissimi con attori di tipo governativo. Prima è comparso il BNP, il Banco Nazionale di Prova, e quindi ci sono ovviamente il classico rapporto cliente-fornitore, eccetera, ma bisogna anche andare a trattare con enti particolari, eccetera. Quindi è una realtà complessa con diverse linee di business, e quindi quali sono le, e soprattutto anche con attori diversi, quali sono le domande che nascono, con cui abbiamo lavorato? Uno, su quale tipo di prodotto andiamo a lavorare, su quale linea? Secondo, qual è l'estensione immediata e le onde con cui noi faremo progetto per progetto l'intero sistema? Tre, con quale strumento? Noi siamo stati coinvolti, quindi Beretta ha accettato di lavorare con noi, quindi noi abbiamo fatto il lavoro. Cominciamo a vedere, per esempio, in questo caso, con che tipo di strumento. Noi abbiamo lavorato con Oracle. Allora, andiamo in permissionless o andiamo in situazione invece di tipo Oracle, una situazione di tipo private? Ci abbiamo pensato, abbiamo lavorato ed abbiamo ritenuto conveniente lavorare sulla piattaforma Oracle. Quindi una prima scelta di campo è stata di lavorare con una struttura di tipo Oracle permissioned, per una serie di motivi, perché come tutti sapete andare su una logica di tipo Bitcoin a linea aperta ha dei vantaggi, ma lascia il controllo un po' fuori. Stiamo parlando di un prodotto sensibile, quindi si è andati sulla linea permissioned. Abbiamo lavorato con Oracle, quindi serviva un partner di tecnologia oltre a noi estremamente affidabile, che desse delle garanzie e ci permettesse anche di avere poi una user experience facile, in modo abbastanza intuitivo, oltre alla sicurezza di tecnologia. E quindi, facendo diverse demo con il cliente, alla fine la scelta si è consolidata su Oracle. Prego. Prego, prego, Stefano. Scusa. A questo punto le altre situazioni erano: benissimo, dove andiamo, su quale linea andiamo a lavorare e che tipo di informazioni andiamo a raccogliere.
La linea su cui andare a lavorare è stata la Premium Guns. La Premium Guns è una linea, diciamo, Beretta, che coniuga perfettamente due grandissimi concetti: il concetto dell'artigianalità e il concetto della tecnologia sempre ai massimi livelli. Quindi anche dal punto di vista della, logica del prodotto ci stava bene fare il prototipo di blockchain su questa linea. Oltretutto, il sistema Oracle ha un sistema estremamente facile, sia nelle demo, ma sia durante lo sviluppo del progetto, sia il gruppo di lavoro tecnico, sia il gruppo un po' di lavoro allargato con cui abbiamo lavorato con gli utenti, ha dimostrato che si poteva procedere non solo in sicurezza, ma con una relativa facilità di modellazione e una relativa facilità, anzi diciamo una buona facilità di raccolta dei dati, perché l'altro punto è: ma quali dati vado a mettere sulla blockchain? Sulla blockchain benissimo, c'è la tracciabilità, ma la blockchain è anche un veicolo per trasmettere valore aggiunto, per trasmettere informazioni che vengono raccolte sul campo. Prego. A questo punto, quali sono stati gli obiettivi? Partire in un colpo su tutto diventava abbastanza complesso, quindi si è deciso di iniziare con un primo prototipo che avesse una prima cerchia di obiettivi. Portare come primo obiettivo la certificazione di identità del prodotto, il prodotto è Beretta, raccogliere una serie di informazioni di tipo di originalità del prodotto, e quindi si andava anche e soprattutto sulla linea premium. Portare tutte a bordo tutte le informazioni, quindi nel momento in cui si traccia la blockchain, un grosso lavoro è stato di analizzare quali tipi di informazioni, non solo come con la tecnologia di agganciarsi ad un sistema piuttosto che all'altro, ma anche fare tutto un lavoro, ed è qui che entra la componente dal punto di vista consulenziale di entrambe le parti, per scegliere quali informazioni, perché inondare un oggetto della blockchain di tante informazioni, ma diciamo poco utili, non all'interno di un disegno, diventa, diciamo, a poco valore aggiunto. Quindi in questa cerchia si è lavorato soprattutto sulla parte centrale. Andiamo a tracciare le informazioni del prodotto, mettiamo in assoluta evidenza le qualità del prodotto tecnico e di originalità e cominciamo a rivolgersi al cliente finale, ovviamente tenendo conto che dovremo poi portare a bordo e portiamo a bordo tutte le altre componenti. Prego. Quindi il successivo progetto ha riguardato, benissimo, consolidata la prima parte, a questo punto diventa credibile il prototipo e quindi i passaggi successivi di estensione della blockchain, allargare la tracciabilità, lavorare con l'ownership transfer, quindi garantire e dare tranquillità anche alle persone e agli attori in campo del fatto che l'informazione comunicata diventa visibile. E usando la customer experience, portare a bordo anche il cliente in maniera attiva. Quindi, portare che l'esperienza del cliente e le informazioni che il cliente darà utilizzando la blockchain attraverso i suoi device mobili si coniugheranno con le promesse iniziali che l'azienda ha fatto sul proprio prodotto. Questi sono, diciamo, gli obiettivi fase 1 e gli obiettivi fase 2. Prego. Ora, quali funzionalità principali questo modello è andato a recuperare? Allora, sono state fatte tutta una serie di analisi sulle informazioni, abbiamo detto, del prodotto. Abbiamo identificato una serie di attori per il tracciamento delle parti d'arma. L'arma è un prodotto molto sensibile, quindi anche identificare gli elementi chiave e comunicare questa serie di interventi ha fatto quota parte del progetto. Abbiamo lavorato sulla tecnologia per interfacciare diversi sistemi, dal gestionale ad altri, per raccogliere una serie di informazioni e abbiamo sviluppato applicazioni di tipo mobile, quindi sia Android sia IoT, per andare a esporre poi le informazioni, quindi al pubblico. Prego, prego. A questo punto, questa è l'intera cerchia. Quindi c'è dal punto di vista della catena produttiva i classici attori in campo, quindi i fornitori, i partner, che sono i dealer, l'azienda di fabbricazione con tutte le sue informazioni di tracciabilità di matricola, il mondo delle spedizioni e attraverso la piattaforma Oracle noi raccogliamo tutte queste informazioni e siamo andati a costruire il sistema di blockchain.
Il risultato finale, alla fine di questo prototipo, uno dei risultati finali, è quello di andare a esporre le informazioni sull'arma, cioè il possessore dell'arma come utente finale, attraverso un login dalla blockchain, parliamo sempre di una blockchain permissioned, quindi non è la blockchain quella libera del Bitcoin, ma volutamente è stata usata il sistema di blockchain di tipo protetto, identificandosi a questo punto. Ha la possibilità di verificare tutte quelle informazioni, quindi sulla qualità del prodotto, sulla tracciabilità tecnica e di partecipare alla blockchain, quindi entrando sempre più come un attore attivo per poter successivamente andare a mettere anche le proprie esperienze. Entriamo adesso nel punto dell'identificazione, cioè come fa, prego, prego Stefano, come fa a questo punto un utente a inserire le proprie informazioni. A inserire le proprie informazioni l'utente può mettere, può loggarsi, può usare il barcode e poi nell'ultimo pezzo avrà anche un altro modo per identificare la quota parte dell'arma. Quindi andiamo poi a proteggere il modo con cui il cliente si identifica. Quali sono all'interno della costruzione dell'architettura le travi portanti del modello della blockchain? Quindi la blockchain, in questo caso col modello Oracle, è composta da canali e da nodi. All'interno dei canali e dei nodi, il sistema, chi costruisce, l'architetto della blockchain, può disegnare una serie di sistemi di sicurezza con cui i nodi inseriscono le informazioni. Quindi un nodo di una rete ottiene i benefici della blockchain, quindi partecipa alla blockchain, visualizza i dati della blockchain, ma ha dei punti di accesso perfettamente controllati. Il controllo avviene attraverso la struttura di canali dove il controllore della blockchain, in questo caso con Beretta, rilascia i diritti di accesso. Prego. Prego. Quindi nell'architettura generale l'intera topologia che è stata presentata prima viene modellata con la blockchain in canali specifici in cui sono inseriti i nodi e per ogni nodo, quindi rappresenta un modello il nodo, vengono strutturati dall'utente, in questo caso dal controllore della blockchain, i diritti di accesso e i diritti di scrittura e quale tipo di informazione. Chiaramente ci sono degli utenti o dei ruoli di tipo privilegiato che hanno, diciamo, un accesso complessivo sia come visibilità piuttosto che diritti di controllo del sistema per dare o meno l'accesso, per creare un nuovo nodo, per creare un nuovo canale. Prego. Un ultimo punto riguarda il sistema di accesso di login, perché ovviamente uno degli elementi degli attori in campo è il cliente attraverso le sue piattaforme mobile. Quindi abbiamo noi sviluppato il mobile con cui il cliente accede. Come accede? Il cliente viene, si registra, quindi gli viene dato un diritto di accesso dall'amministratore del sistema e quindi c'è una certa profilazione del cliente. Nel momento in cui, prego, accede, quindi viene certificato l'accesso, a quel punto deve certificare quale tipo di prodotto è l'oggetto dell'interrogazione della blockchain? È chiaro che e qui entrano in campo i diversi strumenti di tecnologia di cui parlavamo all'inizio. Io posso mettere il numero di serie, posso mettere un QR, ma queste sono strumenti, diciamo, aggirabili. Per cui attraverso le tecnologie, ecco perché la blockchain non può essere il solo elemento tecnologico di un progetto del genere di tracciabilità, ma attraverso altre tecnologie che vengono connesse con la blockchain è possibile dare un sistema di protezione. Per esempio, possono essere sistemi NFC che vengono inseriti nell'arma e quindi sono quota parte dell'identificazione. Ma è possibile anche, stiamo lavorando su degli studi in corso, per esempio su altri sistemi, per esempio l'intelligenza artificiale. Nel momento in cui ho una fotografia di una parte d'arma che è difficilmente, per esempio, duplicabile, quindi non è un QR, non è un FC, possono essere per esempio le venature del legno o altri tipi di informazioni complesse, identificando il prodotto anche con quell'altro tipo di
di informazione e inserendo questo tipo di informazione nella blockchain con altri meccanismi, per esempio di riconoscimento e di gestione, come può essere l'AI o il machine learning, noi partecipiamo e aumentiamo i criteri di sicurezza, perché la blockchain lasciata come un unico veicolo di tracciabilità con un'informazione che viene scritta ed è immutabile, ma è aggirabile, è un sistema bucato, cioè un sistema che alla fine porta più danni che altro. Ecco perché nel modello che stiamo facendo altre tecnologie affiancate alla blockchain verranno messe in campo. Prego. Signore, scusate, vi devo chiedere di arrivare a una conclusione, perché stiamo arrivando un po' lunghi. Siamo alla fine, questo è per esempio un tipo di informazioni tecniche che vengono messe, ma l'utente attraverso il proprio mobile potrà poi aggiungere una serie di informazioni di user experience che andranno come arricchimento. Quindi non è soltanto il passaggio d'arma da un utente all'altro, ma è anche una serie di informazioni che verranno registrate attraverso la blockchain e quindi andranno ad arricchire il pacchetto informativo. Stefano, direi che siamo al termine. Sì. Vi ringrazio. Grazie. Perfetto. Io a nome di Stefano. Grazie. Vi ringrazio per aver portato questa presentazione congiunta di un caso reale, concreto, con degli esempi. Ci sono alcune domande, le lascerei per dopo. Passerei direttamente la parola a Ilario Belli di SIA. Andiamo. Come faccio a uscire? Vediamo se riesco a condividere lo schermo stavolta, altrimenti vado a braccio, se mi autorizzi. Come faccio a chiudere questo? Fatto io, ho chiuso io adesso, la è Ilario Belli, che dovrebbe aver visto un pulsante di condivisione di schermo e quindi dovrebbe essere... No. È condiviso? Non ancora. Però forse c'è un delay nella connessione. Sì. Ci siamo, sì. Sì. Allora, mi presento Ilario Belli, sono lavoro nell'innovazione di SIA, che non è come noi bresciani, perché io sono bresciano, è un'azienda di Milano, non è quella degli autotrasporti, perché vorrei capire, quella dei pullman, ma bensì una multinazionale. Lo specificavo, hai fatto tu, quindi... Ah, sì, è una multinazionale che ha più di 3.000 dipendenti, con sede a Milano e soprattutto un B2B, cioè serve soprattutto il mondo finance, anche... se ha tutti i mercati, quando parliamo soprattutto di sistemi di pagamento. La proprietà di SIA è ormai, prima era delle banche, quando era SIA SSB, era nata per la rete interbancaria che tuttora ha, cioè gestisce praticamente tutta la SEPA in Europa, compreso lo stipendio della Merkel, per capire, ma la proprietà ora è passata alla Cassa Depositi e Prestiti, che detiene ormai l'84% della SIA. Detto questo, la SIA ha realizzato a livello di blockchain, in questo momento la più grande permissioned, quindi rete privata del mondo, che vale di 600 nodi, che sono sparsi in tutta Europa, anche in America, e sono serviti da 180.000 chilometri di fibra di proprietà. Questa blockchain non è una tecnologia, non è un Ethereum che si chiama SIA Chain, ma bensì sono dei super nodi che contengono all'interno delle le più grandi blockchain permissioned e no, ma di forma permissioned attualmente in uso. Ad esempio Ethereum, che prima nominavano, o Corda, che prettamente quella delle banche, o Hyperledger, che è quella Hyperledger Fabric, che è quella classica di IBM. Quindi le contiene con una grandissima scalabilità. Su Corda noi abbiamo realizzato per tutte le banche italiane, e tutte le banche hanno un nodo SIA, abbiamo realizzato la spunta banche, dove da lì transitano milioni di ledger, quindi milioni di transazioni sulla blockchain al giorno. Questo per capire la scalabilità. Inoltre ha un'altra possibilità, la possibilità di interconnettersi, quindi di parlare con altre tecnologie blockchain. Faccio una transazione in Ethereum
e questa transazione poi la certifico su Corda. Faccio un esempio, faccio una fideiussione su Ethereum e poi vado su Corda a certificare questa fiduzione, poi su Corda faccio un mutuo, per fare un esempio. Dario, scusami se ti interrompo, noi vediamo ancora l'interfaccia del software della presentazione, quindi non so se stai scorrendo la presentazione. Sì, non ce l'ho scritta, quindi era per quello che non comunque. Inoltre la possibilità di parlare da una permissioned, l'esempio di prima, la Berretta che l'ha fatta su Oracle, a una permissionless, quindi a una pubblica, perché poi la certificazione del mio fucile lo voglio poi portare su magari sulla la Bitcoin, per fare l'esempio di prima. Allora, io però parlerò di credito di filiera, facendo alcune premesse. La prima premessa, che è la più importante, è quella che quando noi ragioniamo su blockchain, dobbiamo ragionare su ecosistemi, non sulla blockchain fine se stessa, o perché voglio tracciare il pollo da Carrefour, punto. Ma il pollo da Carrefour fa parte di un ecosistema. L'ha detto prima il collega Ratti, quando parlava, interviene il designer che dà dei token al produttore, poi il produttore lo gira al merchant. Oppure i colleghi della Berretta, quando parlavano di tanti stakeholder, tanti attori della filiera, parlavano di fornitori, della logistica, dei distributori, dei clienti, eccetera, eccetera. Quindi parliamo sempre di un ecosistema. Parlando di credito di filiera, che in questo momento qua la parte credito col coronavirus è molto sentita, almeno questa è la mia sensazione, noi stiamo parlando di un mercato che in Italia vale 530 miliardi ed è il secondo mercato europeo, non dopo la Germania, ma subito dopo la Francia, che ne ha 662, e dopo di noi viene la Germania. Ma noi sfruttiamo del credito di filiera solo 147 miliardi, cioè gli anticipi che vengono fatti dalle nostre aziende, vuoi perché sono tante PMI, poche corporate, o per altri meccanismi, per questioni anche di fiducia, sfruttiamo 147 miliardi, quindi una piccola percentuale, e in due forme classiche. Uno è l'anticipo alla fattura, quindi il classico anticipo di fattura, e l'altro è la cessione del credito. Abbiamo parlato di blockchain, abbiamo parlato di ecosistema. Questo, diciamo, è l'ecosistema che vedete B2B della supply chain, dove c'è la richiesta all'offerta, l'emissione di un'offerta fra il buyer e il seller, o fra il produttore e il cliente. C'è una negoziazione, poi c'è un ordine, c'è l'accettazione, l'emissione della fattura e fino al pagamento della fattura. Questa è tutta l'analisi. Dov'è che interviene la parte finanziaria? Ad esempio sul fornitore la parte finanziaria interviene solo all'emissione della fattura, perché è il primo documento ufficiale che la banca o chi per lei, chi fa il finanziamento, ha in mano per poter poi, diciamo, anticipare dei soldi. Ma se noi questa cosa la chiariamo sulla blockchain, magari riprendo gli esempi di Ratti o anche di Berretta per capire, no? Se noi questa cosa qua la chiariamo sulla blockchain, immaginiamo che ho i miei 600 nodi, i miei 600 notai che mi porto braccetto in ogni tracciatura della blockchain. Se facciamo l'esempio di prima dei, mi viene facile, dei fucili di lusso, io nella tracciatura della blockchain a un certo punto, suppongo, perché poi io non sono uno esperto di fucili al di là del tiro piattello, suppongo che ci sia a un certo punto la pizza fichi, l'aziendina che dell'intarsiatore, ad esempio, al quale io ho dato un ordine. Questo intarsiatore in questo momento qua, i soldi, la possibilità di avere liquidità, ce l'ha dal momento in cui Berretta
Quindi armi Beretta, gli viene fatta la fattura. Quindi mi hai mandato la merce, ho fatto gli intarsi, non so quanto ci voglia, ma suppongo tanto. Ti ho emesso fattura, in quel momento lì io posso andare in banca e scontarlo. Ma se io nel nodo della blockchain, in un ecosistema, senza toccare il legacy, cioè gli applicativi delle varie aziende, ho la milestone, ho il flag che Berretta mi ha dato l'ordine per intarsiare 100 fucili e che questa negoziazione dell'ordine corrisponde, ipotizziamo, a 100 euro, io so che in quel momento lì c'è un contratto tra la pizza fichi e la Berretta che vale 100 euro e che prima o dopo mi pagheranno. Posso quindi, se lì ho anche un nodo della banca o una certificazione tramite la banca, no, che dice guarda che esiste questo ordine, Berretta, ben conosciuto, si avvale di questo, il notaio dietro che ha fatto l'ordine, che è la blockchain, a questo punto io posto, ecco, vi faccio vedere questa, dove ho il ciclo economico del seller e il ciclo economico, suppongo ci sia scritto del buyer, non riesco a vedere, sposto la possibilità di avere credito magicamente alla negoziazione, quindi all'emissione dell'ordine, dando la disponibilità finanziaria alla pizza fichi per intarsiare i miei fucili. La stessa cosa la potrei calare nell'esempio degli occhiali che faceva Massimo Ratti. Dal momento in cui il designer o colui che dà l'ordine certifica questo ordine, in quel momento lì qualcuno, una banca, oppure il nodo di un fondo, oppure non so chi, anche un privato, di certo può andare a finanziare quell'operazione, perché con quell'operazione io sono certo che questo signore ha in mano un ordine e lo produrrà per conto della Raiban o di quant'altro. Capite bene che all'interno dell'ecosistema le cose cambiano. Poi che sia sullo stesso dominio, cioè sulla stessa procedura di blockchain, l'esempio di Berretta su Oracle, oppure che stia all'interno di un supernodo di SIA che mi dà la possibilità poi di andare a certificare sulla blockchain Corda, ambiente in cui le banche poi danno il finanziamento, è un esempio, in questo momento non è così, questo poco cambia. Ovviamente i benefici del produttore e i benefici del finanziatore sono molto forti, è solo un asset del genere, altrimenti avrei dovuto, prima Berretta parlava di un ERP internazionale, ci sono molte corpore, ad esempio la FIA la fa, lo fa anche la Ducati, non so Berretta, che si affalgono, che agganciano una banca al proprio ERP per dare la possibilità ai propri fornitori di attingere al credito di filiera, quindi di attingere a livello di ordine al credito e poi quando viene pagata la fattura la banca a ritroso va a prendersi i soldi del pagamento della fattura della Ducati per andare a chiudere l'anticipo. Ma ovviamente questo è un meccanismo che una banca può fare solo a grandissime corporate. La può fare in Germania, dove questa cosa qua è molto in uso, ma in Italia, che è fatta da un mondo di PMI, questa cosa qua diventa difficile, o è facile solo per i fornitori delle grandi corporate, ma per i meccanismi delle PMI in cui si scambiano ordini e si scambiano flussi di valuta, questa cosa qua è difficile. Diventa molto semplice a livello di blockchain, perché è la blockchain che mi fa questo, quindi chiamo dei servizi e è la blockchain che poi dice al nodo della banca guarda che c'è in essere questo ordine, puoi fare l'anticipo e puoi seguire tutta la filiera, tutta la tracciatura fino al pagamento. Quindi minori interessi, ovviamente mi avvalgo di un credito documentato e non di un credito di cash flow, quindi di cassa,
e quindi un credito documentato, come sappiamo bene, la banca ha meno rischio e lo fa pagare molto meno. Grande scalabilità. Perché? Perché intervengo sulla prenotazione, non intervengo più, quindi hai più liquidità, poi ovviamente ho anticipi di cassa e multicurrency, quindi qui andando ad anticipare l'ordine ho anche meno rischi di cambio. Potrei cedere l'ordine, ad esempio. In questo momento qua, con una tecnologia tipo blockchain, sarebbe molto semplice in questo momento cedere energia, visto i prezzi molto bassi che ci sono in questo momento. Poi lo fanno, non lo fanno a livello di blockchain, ma lo fanno le grandi utility fra di loro. Ma ad esempio, se la berretta, o magari lo fa già, non lo so, vorrebbe accedere a un credito di energia in questo momento che è a basso costo, per poi usufruirlo fra 6 mesi, ovviamente con una tecnologia così sarebbe molto semplificato. L'ultima non la vedo. Ecco, multifunder, perché ovviamente questo mi apre la possibilità, ad esempio, visto che tutto è tracciato, di poter fare delle vendite dal momento in cui io produco quel bene, di proporlo in un marketplace. Col concetto di marketplace concept. Andando avanti, per il finanziatore ovviamente maggior controllo del rischio, quindi le banche sulla supply chain finance, sul credito di filiera, ci stanno molto bene, no? Ho tutta la visibilità del prodotto finanziario, tutta la tracciatura, l'impossibilità di un double spending, non rischio che ci sia un doppio finanziamento. La pizza fichi porta l'anticipo, lo porta Banca Intesa, poi lo porta anche Unicredit, chi lo sa questa cosa, ma se io vado a catturare l'ordine, tutta la filiera, sono io banca, fino al pagamento sono certo che il double spending non c'è, sono io che ho fatto l'anticipo, seguo tutto fino al pagamento e a questo punto qua sono certo che i soldi, che l'anticipo verrà coperto. Si parlava di token, di trasferibilità del token, perché in pratica in quel momento chi detiene il token è colui che mi ha finanziato. Dal momento in cui tu cedi il token, allora le cose cambiano. Ovviamente è possibile applicare in questa modalità per il finanziatore una tariffa diversa a seconda dell'ordine diverso. Ho un ordine verso la berretta, grandissima società, a un prezzo, l'ordine verso la pizza e fichi ovviamente a un altro prezzo, perché il rischio è maggiore, e quindi tutta la completa visibilità, diciamo, dell'ordine e del pagamento. Non ultimo l'ordine, perché da qui io riesco a verificare, poi qui ho finito, riesco a finificare e a controllare tutta la filiera produttiva. Ecco, io avrei concluso. Ottimo, grazie Ilario. Passerei direttamente, ci sono alcune domande, ma le salterei in questo momento, le teniamo per dopo. Ludo Vico Bongini, anche perché il suo intervento si aggancia, penso, immagino, e quindi diciamo dare di contenuti. Un secondo che Lisa, tu riesci a trasferire il trovato, ok, non trovo. Sì, ho fatto Gabriele. Perfetto, grazie. Grazie. Quindi avvocato, lei dovrebbe Ecco fatto. Io faccio la nota.
Abbiamo perso. Non la vediamo. Sente il nostro audio. Vi sento. Mi dovreste ridare la possibilità di controllare lo schermo, però. Ecco fatto. Potrebbe già averla. Ok. Eccoci. Va bene. Allora, buongiorno, anzi buonasera a tutti quanti. Grazie di questa bellissima opportunità di parlare dell'aspetto della blockchain. Io parto subito cercando di tagliare corto sulle presentazioni, soprattutto ringraziando la blockchain. C'è qualcuno che... Soprattutto ringraziando Blockchain Plaza Mi sentite? Ora sì. Sì, si sente bene. Abbiamo eliminato il rumore. Va bene, grazie. Dicevo, lo studio Diacron insieme allo studio legale Baker americano partecipano con Blockchain Plaza a un'opera di diciamo non tanto divulgativa quanto tecnica, visto che il tenore di questo webinar è soprattutto tecnico, cogliendo gli aspetti legali di quello che è il fenomeno della blockchain, che via via sta passando finalmente da un mero sentito dire o dai bitcoin e tutto quello che normalmente si dà quasi come fenomeno di costume, sta passando invece a qualcosa, come abbiamo visto negli esempi dei relatori che mi hanno preceduto, sta passando a qualcosa di concreto e di effettivo e di esistente. Ora, l'intervento che sto per iniziare a spiegare e a illustrare riguarda l'interazione tra gli smart contracts e i contratti tradizionali. In particolare, quello che a noi importa è porre l'accento su tutto quello che avete sentito fino a questo momento e dargli un rilievo legale. Ovvero, ho sentito parlare di vendita parlo del polo della Carrefour, degli occhiali, ho sentito parlare di vendita di materiali di armamento e all'ultimo anche di cessione di credito di filiera. Ora, ognuna di queste fenomenologie affrontate passa attraverso fenomeni di rilievo legale che la blockchain in qualche modo deve interpretare attraverso la governance, ovvero attraverso quegli strumenti che gli architetti del sistema andranno a mettere all'interno delle regole, chiamiamole delle regole del gioco, tenendo presente alcune caratteristiche tipiche della blockchain che qui ovviamente vi illustro molto rapidamente, ma che sono addirittura, se non sbaglio, anche state prese dalla primissima slide della presentazione, tenendo conto di quelle che sono le peculiarità tipiche della blockchain, ovvero che i dati hanno in essa presenti sono immutabili, non sono alterabili, che a diversi livelli, a secondo che sia permissioned o permissionless, comunque vi è una perspicuità, la trasparenza da parte degli utenti, che e appunto a seconda che sia permissioned o permissionless, coloro che accedono in base a una necessità di operare in questa rete, e che appunto, venendo dagli smart contracts, le interazioni di cui abbiamo appena parlato costituiscono dei veri e propri negozi giuridici e quindi hanno un contenuto di natura legale con degli effetti specifici. Ora, il ruolo degli smart contracts, come probabilmente molti di voi che vedo che soprattutto tra i relatori predominano gli ingegneri, sapete benissimo, e non ve lo sto a raccontare, che gli smart contracts non sono contratti, ma sono ovviamente dei codici e non necessariamente sono quello che noi legali chiamiamo contratto, sono delle transazioni, sono degli avvenimenti che generano altri avvenimenti all'interno della blockchain. Dunque, questi normalmente sono dei trigger che consentono di concludere una transazione, sono dei trigger che consentono di accedere alla rete e possono, e lì entra in gioco l'aspetto legale, riflettere o meno
la contrattualistica degli accordi che invece esistono nel mondo reale all'esterno della blockchain. Facendo collegamento con quello che ho detto all'inizio, cioè che tutto dipende dalla governance, starà a chi ha impostato la governance di questa blockchain consentire che questi smart contracts possano eventualmente essere standardizzabili e possano dunque produrre effetti predittibili. Se ponete un attimo mente locale al design di un contratto standard, vi inizierete a domandare che cosa di questo può non essere o forse dovrebbe non essere presente all'interno di uno smart contract, perché dispone di parti, chiamiamole soft, o di parti che probabilmente andrebbero disegnate caso per caso o che comunque dovrebbero essere affrontate in un'ottica più flessibile rispetto al mero automatismo delle transazioni. Ad esempio, tra le parti è necessario, a seconda di quale smart contract stiamo individuando, ad esempio immaginiamo smart contract che regolino l'accesso a una blockchain o smart contract che consentano ad esempio consumatore finale o l'utente finale di interessarsi sul percorso che il prodotto che ha nelle proprie mani, sia esso il fucile di alta gamma della Deretta, sia esso il prodotto di largo consumo o addirittura il food, quindi vuole il consumatore o il percettore del bene vuole ripercorrere la catena, è necessario che lo smart contract possa fare riferimento o abbia un puntamento verso il regolamento sul trattamento dei dati, ovvero chi sono le parti responsabili e con quale dinamiche i dati degli utenti e dello stesso, ad esempio in questo caso produttore o consumatore, chi sono i responsabili di tale trattamento. Dove tali dati si troveranno? Individuare in questo modo eventuali limitazioni o definizioni di quelli che possono essere gli errori materiali o meno nell'inserimento di questi dati e chi ne deve essere a capo per la correzione. Ora elementi molto più pregnanti quando magari invece si ha un utilizzo più avanzato di blockchain, immaginiamoci magari nella tutela della circolazione di patrimonio intellettuale, come può avvenire nello scambio di software, la vendita di un prodotto software o la vendita di un brano musicale o che ne so, la vendita di un libro, visto che oramai è quasi tutto appunto digitalizzato o digitalizzabile, lo smart contract dovrà anche preoccuparsi di riflettere o puntare verso il mondo reale a quelle che sono le tematiche relative alla titolarità del marchio e alla sua possibilità di sfruttamento. Stesso elemento, e avendo toccato e sentito ripetere il nome Beretta migliaia di volte fino a questo momento, stesso elemento ad esempio passa attraverso anche l'ottica del produttore, che in molti casi avrà la necessità anche di rendere opaco a chi non è on a need basis coinvolto nel processo, di rendere opaco tutto ciò che è il processo per arrivare alla produzione del suo prodotto e che quindi tutela i suoi segreti commerciali o anche il know-how. Vi faccio un esempio fuori, ad esempio, dal campo adesso industriale della metallurgia o della meccanica, magari è più facile e meno irritante parlando invece sull'aspetto più facile del food. Per un disciplinare di filiera nel food, ad esempio, è necessario che tutta una serie di eventi o di comportamenti siano rispettati da parte del produttore. Tuttavia, a parità di rispetto di disciplinare di filiera, le condizioni possono essere completamente diverse. Per produrre un determinato prosciutto, seguendo il disciplinare, ci sarà chi ha quei piccoli aggiustamenti che pur essendo compatibili con il rispetto del disciplinare di filiera, però danno un particolare pregio al prodotto. Bene, è bene che questi elementi non stiano negli smart contract e ovviamente questi dati sono del produttore,
e quindi non basterà solo che la blockchain sia permissioned, sarà necessario anche che la governance e il design degli smart contract renda questo non perspicuo se non ad esempio all'ente di certificazione, il quale dovrà a propria volta ovviamente farsi carico di tutta una serie di obblighi giuridici in termini di riservatezza, divieto di diffusione, eccetera, eccetera. Poi, sempre andando a concludere questa breve slide su quelli che sono gli elementi del mondo reale a cui uno smart contract deve puntare, c'è ad esempio la risoluzione delle controversie. È vero che molte tecnologie blockchain hanno dei sistemi ADR, basati su regolamenti che potremmo dire arbitrali o simili arbitrali. Sono sicuramente dei buoni elementi, tuttavia non è detto che le transazioni che avvengono siano tutte tutelabili attraverso ADR. Quando vengono in rilievo diritti dei consumatori, oppure penso alla materia degli armamenti o della sicurezza della sicurezza alimentare, non è possibile avvalersi solo degli strumenti ADR che le blockchain mettono a disposizione, ma le risoluzioni delle controversie dovranno essere, se possibile, disciplinate attraverso la formula contrattuale, se non possibile perché soggetto a norma imperativa, dovranno consentire la permeabilità del sistema da parte non solo di chi deve controllare, ma di chi un domani si deve tutelare, e quindi dovrà esserci tutta la possibilità di un ingresso da parte delle, diciamo, non parlo solo degli organi giudiziari, ma anche di chi deve utilizzare questi dati per ragioni non correlate alla produzione, alla vendita o a quello per cui lo smart contract stesso è stato disegnato all'inizio. E dunque è necessario che gli smart contract abbiano un puntamento o un riflesso o un design tale per andare a selezionare quando il loro perimetro verso le ADR è da fermare e quando invece possono includere le ADR. Continuando, cerco di essere rapido e di non tediarvi oltremodo, questa l'ho praticamente inglobata in quella che vi ho appena raccontato. La definizione, diciamo, del design di uno smart contract, sempre mettendolo in parallelo e facendolo interagire con un contratto tradizionale, è legata alla definizione di protocolli. È chiaro, quando i protocolli sono già stabiliti da enti certificatori o da disciplinari di filiera, quali siano i protocolli da adottare. È chiaro quando questo è normato, faccio riferimento a norme esogene come nella fabbrica chimica, il REACH, nella fabbrica di armamento, le varie norme di pubblica sicurezza, o nella fabbrica alimentare, quelle relative all'igiene, salute e prevenzione dalla contaminazione. Però non lo è invece altrettanto quando siamo in altri campi che non hanno regolamentazione particolare. Quindi nell'architettura della blockchain non dovrà dominare solo la mano dell'ingegnere, non me ne vogliate, non è un reclamo, ma deve essere coinvolto anche il legale, al fine di disegnare in modo corretto come i dati vengono entrati, quale perimetro a questi dati viene affidato, i requisiti tecnici di sistema, in modo che questo sistema su cui tutta la piattaforma si serve e funziona possa considerarsi affidabile e privo di quelli che sono i rischi della business continuity, che il sistema sia ovviamente aggiornato e che chiunque appartiene a questo sistema veda garantiti alcuni diritti, quali ad esempio come questa persona può entrare, come questa persona può sciogliersi dal funzionamento della blockchain, e soprattutto quando e come si verificano errori di sistema, quando e come viene sollevato sostanzialmente il claim, chi lo deve trattare e sostanzialmente magari creare un pattern con una predizione degli esiti di quello che può essere il claim risolto internamente o risolto esternamente. Dopodiché, non ultima considerazione, nello stabilire il funzionamento di una piattaforma blockchain, il legale deve intervenire anche nel dare un'indicazione sulla giurisdizione dei server, che io ho chiamato così
ma è una punta dell'iceberg, ovvero dove risiede il server, quello che fa funzionare la blockchain, non solo quello che archivia i dati, e quindi cercare di capire qual è la giurisdizione prevalente nel caso in cui il problema interessasse proprio il funzionamento della blockchain. Poi, un elemento, adesso vengo agli elementi su cui voglio mettere uno spot, e quindi dal generale passo un po' più al particolare. La domanda a cui oggi, in assenza di un intervento legislativo particolare sulla blockchain, che non c'è e probabilmente sarà di là da venire, sulla blockchain e sugli smart contract, la domanda a cui il mondo legale è tenuto a rispondere al momento è la prima e quella in grassetto: a chi appartengono i dati? Mi verrebbe da dire che con gli strumenti attuali noi possiamo solo individuare come proprietario dei dati al momento, nella dinamica che stavamo studiando, il produttore, e tutti gli altri che eventualmente possono contribuirvi, quali ad esempio i fornitori piuttosto che i clienti, saranno proprietari dei dati che loro stessi immettono nella blockchain, e quindi è necessario che chiunque, in quanto titolare dei dati, entra in contatto con una blockchain del proprio cliente o viceversa di qualche ente che lo controlla o a cui si rivolge per poter vedere certificata magari la sua filiera, abbia la possibilità di garantire che ci sia un accesso limitato e che, laddove questo vi è, siano stipulati opportuni accordi di riservatezza. E questi, mi riferisco ad accordi di riservatezza che facilmente possono essere digitalizzati, ma ovviamente, come ben sapete, la platea più tecnica di quanto lo sia io, sono più contratti digitalizzati, non tanto smart contract, sono veri e propri contratti. Le soluzioni di smart contracts eventualmente attivabili per poter individuare a chi appartengono i dati potrebbero, e questo allo stato attuale sarebbe comunque facile rispondere per come è oggi la situazione del diritto in Italia in materia di identità digitale, questi dati potrebbero essere anche eventualmente legati allo SPID, all'identità digitale che in questo momento esiste ed è poco sfruttata. Quindi c'è la possibilità, e lì ovviamente andrà approfondita nell'ambito del design, la tematica di come coloro che interagiscono con la blockchain possono qualificarsi in quanto individui. Ad esempio, mi viene in mente il titolare di una licenza in materia di armamento, che è una persona fisica, pur lavorando all'interno di una struttura societaria, dovrà ad esempio interagire nella blockchain e sarà importante per identificarsi essere certi della sua identità. E i metodi sono molti. Sappiamo oggi, rispondendo come giurista, che a livello legale ne abbiamo uno solo. Uno solo, che non è la firma in digitale attraverso smart card, ma è l'utilizzo della SPID. Stessa cosa ovviamente quando ci sono le parti coinvolte in una disputa, la DR potrà sfruttare tutti i punti che vi ho indicato poco sopra per arrivare a eventualmente comporre una lite, posto che questa lite non sia soggetta a norma imperativa. Poi volevo chiedere se può giungere a una conclusione, che stiamo andando un pochettino lunghi, sì. Non so quale sia. Sì, allora, avevo degli spot, finisco con gli ultimi due spot molto rapidi. Nell'architettura di una rete, di un sistema blockchain, da tenere presente, come immaginerete, in prima battuta c'è la normativa europea in materia di trattamento dei dati, la GDPR, nella quale la blockchain in realtà non è così critica come fenomenologia, anzi, garantendo l'immutabilità dei dati e potendo avere una certezza sull'identità digitale di coloro che interagiscono e potendo garantire il diritto all'oblio attraverso una cancellazione, attraverso la registrazione di una cancellazione che può essere certificata, garantisce sicuramente una buona tenuta. Ovviamente sta al designer
ci sono altre questioni di privacy, tipo il DPO, chi lo fa e come può interagire, che avendo poco tempo non approfondisco. L'ultimo spot prima di salutarvi è poi quello relativo al fatto che la blockchain è anche un ottimo strumento, e quando lo si disegna bisogna starci attento, soprattutto per aziende grandi che hanno posizioni dominanti, per scovare elementi di concentrazione che possono essere censurati dall'antitrust. Pertanto una certificazione di filiera o un patto, diciamo, tra produttori che possa generare cartelli o possa influire sui prezzi, o che possa creare barriere all'ammissione che siano troppo selettive o siano, diciamo, distorcenti il mercato, è una questione necessaria, dove effettivamente lo smart contracts e le regole automatiche non sono sufficienti, necessitano di un approfondimento legale per essere tarate in concreto affinché non producano effetti negativi antigiuridici. In conclusione, quindi, non ho il tempo di trattarlo, ma gli elementi di intelligenza artificiale possono in parte sostituire alcuni problemi di governance, posto che nel design della governance vi sia comunque una natura legale. Elemento molto interessante da approfondire è quando si è delegato a una parte di intelligenza artificiale di trattare determinati smart contracts, chi sarà il responsabile di un eventuale comportamento antigiuridico, ad esempio nella violazione della privacy. Può un sistema intelligente, un agente software intelligente, violare il diritto alla privacy? La risposta è sì. Chi ne è responsabile? Lo potremmo approfondire. Vi posso dire che al momento il codice civile purtroppo attribuisce questa responsabilità a colui che è il proprietario dell'agente software o che in quel momento lo sta gestendo. Con questo vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola agli amici sempre di Blockchain Plaza, se non sbaglio, che dovranno proseguire su questioni più tecniche e meno giuridiche. Perfetto, grazie. Come per gli altri relatori prima, se ci fossero domande le terrei per la parte dopo, in cui faremo la tavola rotonda con gli altri partecipanti a Blockchain Plaza e anche altre persone che interverranno. Nel frattempo prendo per qualche minuto il controllo della presentazione. Allora, a questo punto, per porre un punto al webinar che abbiamo iniziato, noi in la parte di relatori con le proprie presentazioni, quindi di casi reali presentati esaustivamente, è conclusa. Andremo quindi ora a fare una parte in cui ci saranno alcune scambi di idee tra alcuni partecipanti. Prima di arrivare a questa parte, in cui invito ancora, se ci sono domande e che sono state poste prima, le porremo, e anche tutti i relatori che finora hanno parlato sono invitati a ovviamente dire la loro opinione qualora ci fossero delle domande. Prima di passare a questa fase, ci teniamo a spiegare per pochi minuti, e quando dico pochi minuti veramente perché ho avviato il cronometro sul cellulare, quindi sarò veramente telegrafico, spiegarvi dove, in che posto ci troviamo, perché ci troviamo stiamo facendo questo webinar, ma avremmo voluto fare un evento fisico, ovviamente in Officina Liberty, questa era l'idea. Officina Liberty è un polo gestito da GSMT, in cui hanno partecipato, che partecipano come partner tutte le aziende che vedete qui nominate, tra cui ovviamente Verete, GNT Economy, che hanno fatto la presentazione prima, e l'Università degli Studi di Brescia, che ci supporta e di cui avremo rappresentanti nella parte della tavola rotonda. Cosa facciamo in Officina Liberty? Officina Liberty è questo luogo fisico, quindi un edificio nel comune di Cardone Valtrompia, nel quale abbiamo degli spazi condivisi e a cui tutti i partner possono avere accesso, in cui si possono avere aree di co-working e in cui CSMT promuove delle attività legate, come siamo qui oggi a discutere, legate alla blockchain, ai temi di blockchain, intelligenza artificiale, industrial IoT, IoT e studi sui materiali innovativi e green economy. Come facciamo a promuovere questo tipo di iniziative? Le iniziative promuoviamo, scusatemi, passo indietro, attraverso il CSMT. CSMT, per chi non lo conoscesse,
è un centro di trasferimento tecnologico accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico a Brescia. Cosa fa il CSMT? Si fonda fondamentalmente su tre macroattività: la macroattività dell'innovazione digitale, che è tutta l'area di IoT, retrofitting digitale, proof of concept per attività di ricerca delle aziende, utilizziamo soluzioni con machine learning, business intelligence, lavoriamo sui dati. Quindi tutto ciò che è parte di innovazione digitale, un'azienda può rivolgersi a noi e noi cerchiamo di dargli una mano. L'altro argomento, l'altra area su cui noi lavoriamo è biotecnologie e materiali innovativi, quindi tutto quello che riguarda lavorazioni su materiali, economia circolare intesa come valorizzazione dei prodotti di scarto in questo momento, o progettazione eventualmente dei prodotti perché abbiano una vita circolare, quindi economia circolare veramente intesa come tale, e poi per fare tutti questi progetti qua, che effettivamente sono di ricerca o molto avanzata, di innovazione molto avanzata, abbiamo un'area dedicata dell'azienda al project funding. Quindi quando un'azienda o un ente che si rivolge a noi e vuole portare avanti un certo progetto di innovazione, il nostro ruolo è anche cercare di trovare, suggerire dei fonti di finanziamento a progetto normalmente nazionali, europei o altro, o regionali. Quindi noi troviamo anche il modo perché queste soluzioni non soltanto tecnicamente siano in piedi, ma anche economicamente ci sia modo di svilupparle. In particolare, quello che facciamo qui in Officina Liberty, che vogliamo promuovere, sono delle call to innovation. Call to innovation sono delle azioni, dei progetti che noi definiamo insieme ai nostri partner, insieme alle competenze dei nostri partner, che è una cosa che noi faremo anche adesso con le competenze che emergeranno attraverso questo webinar della blockchain. Quindi metteremo insieme le competenze di coloro che vorranno partecipare, quindi aziende che vorranno partecipare a queste call, creando dei progetti, cioè definendo dei possibili applicazioni pratiche di tecnologie che abbiamo visto finora, o altre tecnologie che poi vi farò vedere. Questo progetto viene condiviso in via preferenziale con tutti gli altri partner di Officina Liberty. Avete visto prima la lista delle aziende a cui proporremo queste soluzioni di innovazione. Andremo quindi insieme a definire delle risorse, cioè il progetto è interessante, dobbiamo capire come farlo stare in piedi, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista delle competenze che possono essere fornite dai nostri partner o possono essere fornite dai partner dell'università, per esempio, dei ricercatori, eccetera. Una volta definito anche come questo progetto verrà realizzato, questo progetto viene avviato. Può essere avviato fisicamente all'interno del locale di Officina Liberty oppure all'interno delle aziende. Più aziende possono partecipare sullo stesso progetto condividendone poi i risultati e i frutti, e in quel caso, per esempio, una soluzione potrebbe essere avere tutta la parte di ricerca all'interno dell'edificio di Officina Liberty. Alcune attività che abbiamo iniziato in questa maniera sono quelle di innovation sui trattamenti superficiali dei materiali, quindi stiamo cercando una soluzione per sostituire il cromo esavalente con altre soluzioni, sia il cromo 3 che anche i metalli ceramici e altri. L'idea è quella di poter trovare non una soluzione alla cromatura, ma anche a trattamenti superficiali in genere, quindi la possibilità di avere particolari risultati. Per esempio, volesse avere un risultato di soluzioni meccaniche o particolari sull'oggetto, per esempio una durezza piuttosto che un coefficiente di attrito basso, piuttosto che ho bisogno dei risultati estetici. Allora stiamo cercando di trovare dei processi che siano scalabili e modulabili, quindi singoli processi che quindi possono essere scelti tra virgolette per ottenere il trattamento superficiale che si vuole, sommandoli ovviamente in maniera opportuna, perché non si tratta proprio di copia e incolla, ma per ottenere il risultato di cui si ha bisogno. Quindi se non si ha bisogno di un risultato estetico particolare, ma piuttosto, essendo un organo in movimento, voglio che ci sia poco attrito, come dicevamo prima, allora si fa un certo tipo di trattamento insieme ad altri. Questo lavoro sta dando dei buoni risultati, tant'è che stiamo cercando di spostare
queste applicazioni anche ad altri substrati, quindi facendo degli opportuni trattamenti sul materiale da utilizzare, questi processi possono essere applicati anche ad altri metalli rispetto a quelli con cui abbiamo iniziato. Un'altra attività è quella sul che noi chiamiamo Factory Maps, quindi la possibilità di avere tutte le macchine, sistemi aziendali di produzione che vengono che collaborano, quindi da cui riceviamo le informazioni e poi su queste informazioni ogni volta possiamo fare delle soluzioni diverse ad hoc per le aziende che sono interessate. Per esempio partiamo da una soluzione di retrofit, quindi normalmente da macchine esistenti che magari sono datate, da cui estraiamo delle informazioni inserendo delle soluzioni di IoT, sfruttando protocolli come LoRaWAN o altri Wi-Fi di cui non necessitano di cablare connessioni per i nuovi sensori che inseriamo, quindi tutto è abbastanza semplice. Tutte queste informazioni vengono estratte e si possono fare delle attività diverse. Alcune attività sono, per esempio, che abbiamo fatto su uno schedulatore energetico, quindi in base al consumo energetico della macchina, in un processo che fosse particolarmente energivoro, poterlo schedulare in maniera opportuna rispetto alla schedulazione totale della giornata, per esempio, di lavorazione, oppure per la dimensione dei pezzi che vengono inseriti, per cui il processo energivoro ha un delta o un transitorio per raggiungere la temperatura di funzionamento. Allora si possono, sapendo tutte queste informazioni, peso, temperatura, eccetera, avviare delle schedulature, schedulare in maniera opportuna il processo di produzione. Con lo stesso tipo di tecnologie noi possiamo fare delle soluzioni di controllo adattivo di processo, quindi fondamentalmente una riduzione dei costi, riducendo per esempio gli scarti di produzione, riducendo i fermi, oppure riducendo il consumo di un particolare utensile all'interno della macchina. Alcuni utensili sono molto costosi, quindi ridurre il consumo del 10% inizia a essere impattante. Però anche qui dipende tutte le volte dalla singola applicazione, alla singola esigenza dell'azienda. Lo stesso, altre applicazioni sono sul machine learning e algoritmi sul riconoscimento delle immagini, e quindi image processing per riconoscimento di difformità, di difetti o altri problemi di questo tipo. Ancora, come lo facciamo? Come vengono realizzati? Utilizziamo il know-how dei partner, possiamo utilizzare risorse dell'università attraverso PhD, assegni di ricerca, eccetera, oppure possiamo sponsorizzare progetti, innestare progetti finanziati. Per esempio, uno che in questo momento è stato da poco avviato, un bando di Uncamere per soluzioni innovative 4.0. Questo bando è molto molto interessante perché permette di veicolare a fondo perduto circa il 50% delle risorse, anzi senza circa il 50% del costo del progetto, fino a un 50.000 euro, mi pare, finanziati a fondo perduto. Questo è appena uscito, quindi mi sono permesso di nominarlo perché può essere di interesse al di là dell'argomento della giornata del webinar, perché copre ovviamente azioni e progetti che includono la blockchain, ma anche tanti altri progetti. Possono essere progetti che integrano soluzioni IoT, intelligenza artificiale, stampanti 3D, tutto ciò che diciamo rimane sotto l'ombrello dell'industria 4.0. Quindi mi pareva un'informazione interessante da condividere. Con questo sono stato il più rapido possibile, ho concluso e quindi adesso io aprirei, se siete d'accordo, la parte della tavola rotonda, quindi condividerei i nomi dei redattori. Se qualora ci fosse una domanda per cui avete bisogno di condividere lo schermo o perché questo possa essere interessante, vi daremo la possibilità di connettervi. Allora, ringrazio intanto per essere stati qui finora con noi. Inizierei con una domanda. Allora, fatemi soltanto prendere lo schermo e in questa maniera. Ok. Allora, vediamo se ci siamo tutti. Inizierei con l'ingegner Sara, se è presente, perché Blockchain Plaza è stato il nostro primo contatto con Blockchain Plaza, quindi
le chiederei, mi sente? Sì, sì, perfettamente. Gentilmente se mi può dare la condivisione di schermo, 3-4 slide, non di più. Grazie. Allora, Licia, riesci tu a condividere che non riesco a trovare il nome tra i partecipanti? Grazie mille. Allora, scusate, ma sto cercando di capire, ecco qua, per fare, prego. La vediamo. Perfetto, beh, allora le chiederei quindi, visto che ho già una presentazione, chiederei innanzitutto di introdurre Blockchain Plaza, perché nessuno l'ha introdotto prima, a causa fretta, e io non l'ho introdotto, comunque non la introdurrei bene, capire che tipo di iniziativa è. E poi il ruolo di Euron a questo punto all'interno della... Chiarissimo. Ma anzitutto volevo ringraziare il presidente Ligia Trichilo che è stato così cortese a invitarci, naturalmente anche lei Zanetti e Licia Zagni che avete lavorato, e Officina Liberty che indubbiamente, che io conoscevo poco, ma indubbiamente dalla presentazione che ha fatto, indubbiamente è una realtà estremamente interessante. Allora, Blockchain Plaza... Diciamo, è un'iniziativa che nasce nel novembre del 2018, sostanzialmente è stata un'iniziativa che ha avuto, io dico sempre, ha avuto un papà e una mamma, poi non sappiamo bene perché siamo, diciamo che sono il sottoscritto e Michele Zemma di CSQA. Beh, è nato innanzitutto per la preparazione della prima manifestazione dove ci siamo presentati a Tutto Food. Ma il motivo era quello che da subito si era capito che la blockchain poi da sola non aveva le gambe per poter, quindi ci sono problemi, di, come è stato detto ovviamente in queste dei relatori precedenti, c'erano problemi di sicurezza dei dati, IoT, cioè, insomma il contesto diciamo era complesso, quindi era necessario far sedere intorno al tavolo tutta una serie di partner con delle competenze anche articolate e complementari. Ed è il motivo per cui oggi, anche qui oggi, diciamo, ci sono gli amici di A2A, quelli di Antares Vision e anche l'avvocato Bongini che fa parte del team di Ekron e Studio Becker americano. Allora, sostanzialmente ogni azienda ha un ruolo all'interno di Blockchain Plaza. Quindi la Euronet si è presa la parte di realizzare la parte di blockchain intesa come applicazione blockchain, poi vedremo anche come. CSQA si è diciamo impegnata a capire come un ente di certificazione potesse utilizzare questa blockchain per fare i virtual audit che sono concessi a fronte di una norma internazionale che è la ISO 19.011, chiedo scusa. AWS, che non ho bisogno di presentare, che sappiamo che è uno dei colossi dell'informatica mondiale, quindi tutti i loro sistemi cloud per la sicurezza, scalabilità, cluster, eccetera. La GS1 che mette tutte le codifiche, mette a disposizione non soltanto le codifiche, ma anche le persone competenti nelle codifiche. La già citata A2A Smart City, per quello che riguarda tutta la loro competenza e piattaforme nell'ambito dello IoT e della sicurezza del valore dei dati presi da IoT, InfoCert per tutto ciò che riguarda l'identità digitale e ultimo ma non ultimo assolutamente Antares Vision, che è leader mondiale nel settore della serializzazione stampa e lettura attraverso dispositivi ottici, e lo studio Becker di cui Bongini comunque collabora e che hanno una fortissima competenza nell'ambito del diritto dell'informatica come si è visto. Quindi Blockchain Plaza ha realizzato 3 eventi per promuovere quello che sta facendo, e all'interno di questi eventi abbiamo mostrato i passi avanti che abbiamo fatto, quindi l'integrazione fra le tecnologie e le competenze di tutti. Diciamo che il modello che voglio illustrare è un modello, questo è il modello Blockchain Plaza,
diciamo, con una visione ingegneristica, come direbbe l'avvocato Bongini, e cioè noi partiamo sostanzialmente da un meccanismo di governance, e la governance abbiamo capito che è una delle cose più importanti, perché ha degli aspetti sia di tipo legale che di tipo di requisiti, che possono non essere legali ma possono essere cogenti in relazione a disciplinari, piuttosto che essere volontari ma essere delle norme, diciamo, degli standard internazionali che diventano cogenti nel momento in cui il mio cliente mi richiede, faccio l'esempio dell'ISO 9000, tanto per fare un esempio molto semplice, mi richiede di averlo, se no non riesco a fornire, ma in ambito agroalimentare sappiamo che esiste BRC, FS, quindi degli schemi tali per cui sono volontari, ma il cliente se non ce l'ha è la certificazione. Poi sostanzialmente diciamo, il modello di blockchain plus si poggia su una blockchain privata, diciamo che è Hyperledger Fabric alla fine, che è inserita all'interno del contenitore AWS, quindi laddove AWS con i suoi servizi garantisce la scalabilità, la sicurezza, quindi ha lavorato direttamente AWS e lavora tuttora con i loro tecnici per portare avanti questo tipo di progetto, è andato avanti per questa cosa. Dall'altra parte abbiamo Algorand, con il quale abbiamo stabilito un accordo direttamente con l'Algorand, di cui presidente è l'italiano Silvio Micali, professore docente alla MIT di crittografia, uno degli esperti mondiali al mondo, ha vinto anche il premio Turing, e che usiamo sia in modalità permission che permission in funzione delle cose, in funzione degli use case, e poi attraverso dei sottosistemi, quindi il modello di onboarding, cioè la struttura di onboarding, l'oracolo che si interfaccia con i sistemi IoT, ERP, IMS, e quindi è qui che interviene evidentemente A2A piuttosto che Antares e altri fornitori, la blockchain dell'ente per fare il virtual audit, e invece sulla destra la possibilità da parte pubblicando in modalità permissioned su Algorand di avere la tracciatura su tutto ciò che riguarda gli asset, invece attraverso questo oggetto asset manager, tutti gli asset che sono usciti dall'azienda, quindi tutto ciò che è all'interno dell'azienda viene gestito nella filiera, diciamo, fino al prodotto finito, viene gestito dalla blockchain privata, dopodiché quando esce, nel momento in cui siamo su supply chain aperte, dove non è possibile evidentemente capire chi sono quindi con fabbriche io devo dichiarare evidentemente chi sono gli attori, chi sono i proprietari dei nodi, chi sono gli utenti dei nodi, però se non lo so perché siamo all'interno di una supply chain, usare Fabric è impossibile, per cui dobbiamo usare un altro tipo di sistema basato su altri tipi di regole. Come dicevo, al cliente, quindi il cliente finale utilizza sostanzialmente un QR code piuttosto che un data matrix, che sono due carri che sono analoghi perché entrambi sono portatori di dati di digital link standard della GS1, e quindi attraverso io posso fare uno storytelling su una landing page piuttosto attraverso un'app. Ecco, una delle domande che ho visto era: ma come faccio a garantire se duplico? Qualcuno prova a duplicare? Sì, si può duplicare il QR code, quindi evidentemente esistono delle metodiche, diciamo, metodiche informatiche, quindi attraverso una gestione del tracking posso arrivare a dichiarare, a trovare effettivamente se il prodotto, ma uno dei partner che non ho citato volutamente perché volevo introdurlo adesso è l'Istituto Poligrafico dello Stato. L'Istituto Poligrafico dello Stato cosa fa? Fa un dispositivo che è un dispositivo che chiamano loro passaporto digitale, che altro non è che una tecnologia ologramma, che è la stessa che usano per le banconote che abbiamo in tasca, gli euro. Quindi i prodotti possono essere ulteriormente marcati con questo dispositivo, io lo chiamo ologramma, ma è qualcosa di decisamente, una tecnologia decisamente complessa e sempre in evoluzione, giustamente perché per essere un passo avanti ai falsari. Di conseguenza questo tipo di tecnologia, che alla fine è una tecnologia che non è così tanto invasiva perché devo appiccicare alla fine il prodotto in qualche punto questo tipo di passaporto, riesco a ottenere l'anticontraffazione, e quindi se anche qualche malcapitato mi fa la fotocopia al QR code, me ne fa uno simile, io comunque immediatamente il consumatore, senza neanche accedere a blockchain, app e altre cose, immediatamente riesce a capire che il prodotto si è falso. Da ultimo abbiamo citato come facciamo l'identità digitale, che è un problema
fortissimo. Sappiamo che a livello europeo stanno lavorando alla blockchain europea che si chiama BSI e allo schema Self-Sovereign Identity Framework e di SMI, di sovrine e di, appunto, di InfoCert, e cioè l'Europa sta costruendo un sistema per avere l'identità digitale, per gestire l'identità digitale attraverso blockchain. Perché evidentemente l'identità digitale deve essere chiara, univoca, e quindi se io esporto in Germania, in Inghilterra, in tutto il mondo, deve essere, quindi non si può costruire una blockchain, diciamo così, casareccia, scusate il termine, ma deve essere un'infrastruttura, un backbone europeo molto fatto in un certo modo. Questo lo stanno facendo, e è andato all'AGID il compito di realizzare il nodo italiano, che comunque stanno allestendo e sarà disponibile. Allora, un break, che cos'è la Euronet e qual è il suo ruolo? La Euronet è una società di consulenza fondata nel 97 e siamo specializzati nella gestione della compliance, tutto ciò che è ISO e ISO-like. Abbiamo deciso nel 2017 di fondare una divisione per la digital compliance, quindi l'arrivo della digital transformation impatta, ci siamo chiesti come avrebbe potuto impattare anche nell'ambito della compliance, e abbiamo realizzato questa piattaforma che si chiama blockchain, Coral Chain. Quindi Coral Chain, che cos'è? È un sistema, proprio una soluzione blockchain per la trasformazione digitale dei sistemi di gestione in conformità agli standard. Qui ho citato quelle dell'agri-food, perché appunto Blockchain Plaza nasce proprio nel settore agri-food, e questi sono un po' alcuni, quindi riusciamo a gestire disciplinari o regolamenti europei, l'ISO 22000 che è lo standard per la tracciabilità, BRC, FS o FSC 22000 che, come dicevo, sono di fatto obbligatori nel caso in cui dovesse esportare nei paesi anglosassoni piuttosto che tedeschi, e FSMA, FDA e USDA che sono obbligatori per caso dell'esportazione di prodotti negli Stati Uniti. Ecco, Coral Chain, qual è l'architettura funzionale? Fondamentalmente sono quattro pilastri. Un primo pilastro che sono le funzionalità di governance, quindi con l'onboarding, la dashboard e l'oracolo. L'oracolo serve per sostanzialmente trasferire i dati, quelli cosiddetti off-chain, e trasferirli all'interno della on-chain, all'interno della blockchain. C'è una serie di funzionalità che sono legate all'autenticazione del prodotto, quindi la tracciabilità, la provenienza e il cosiddetto pedigree, cioè in sostanza il gettone, l'asset, il token, come viene chiamato, che è il pedigree, che dice quel prodotto, qual è la sua stata, la sua catena di produzione, quindi la sua supply chain, oppure la sua catena di custodia, perché evidentemente un prodotto quando esce dal nostro stabilimento magari passa attraverso la logistica, e quindi non è che cambia proprietà l'asset, ma cambia semplicemente la custodia, mentre il compratore finale. Poi tutto ciò che riguarda la trasparenza, quindi siamo fuori il prodotto è uscito dal nostro stabilimento, l'informazione del prodotto, storytelling legato al prodotto, quindi legato all'asset, il tracking, e quindi, come dicevo, su supply chain open o chiusa, il recall dei prodotti, perché ahimè, soprattutto nell'ambito agroalimentare, a fronte di Aller, ce n'è uno recente che è uscito adesso in California, appunto me ne parlavo stamattina, e quindi bisogna fare il recall dei prodotti là dove sono, possono essere in stabilimento oppure possono essere già consegnati dove, in quale warehouse, in quale logistica, in quale distribuzione, centro di distribuzione della grande distribuzione. Da ultimo è l'attività di compliance, quindi il virtual audit, la possibilità di condurre questi virtual audit in modo estremamente semplice, quindi capendo immediatamente, avendo delle notifiche attraverso delle app, se il mio processo non sta funzionando correttamente all'interno, una volta che ho definito certamente i parametri di funzionamento, l'intervallo, la gestione documentale, che non è una cosa così banale, cioè quindi gestire sia i documenti, che sono documenti che possono essere del cliente, piuttosto che documenti che specifici devo dare al fornitore, che è bene che siano immutabili, oppure anche certificati di analisi, certificazioni, rapporti di prova, cioè tutto ciò che, quindi tutta la documentazione che deve essere. E poi abbiamo sostanzialmente un'area che abbiamo chiamato Recorder, che è un'area dedicata alla customizzazione del cliente, quindi il cliente volendo, se vuole far nascere un non so. Ecco, una cosa importante da dire è che il modello dati che ci siamo dati all'interno della, scusate la parola,
dal gioco di parole all'interno di Blockchain Plaza, è un modello dati conforme agli standard GS1 in particolare e EPCIS. Cioè, in sostanza, questa è una slide, diciamo, su un white paper della GS1, dove loro spiegano esattamente cosa deve fare una blockchain e come si deve relazionare una blockchain per essere compliance al sistema GS1. Essere compliance al sistema GS1 è fondamentale, perché qualunque prodotto che, diciamo così, in commercio ha dei carrier che sono i datamatri, sono i barcode, ha delle codifiche, appartiene al sistema GDSN mondiale, per cui è fondamentale che io il mio sistema di raccolta dati lo faccia compliance allo standard, anche perché se noi dobbiamo garantire l'interoperabilità dei dati anche tra le blockchain, va bene fare il token, ma il token deve essere capito e letto anche da altre blockchain che non sono gestite da CoralChain, piuttosto che sono gestite da Oracle, da IBM o di quant'altro. Ecco, direi che l'ultima cosa che si è posta a Blockchain Plaza come problema è quella di definire una metodologia, cioè di implementazione, una metodologia aziendale. Senza una metodologia aziendale, insomma, si va. Quindi questo è un lavoro molto importante che ha fatto tutto il team di Blockchain Plaza, che ringrazio ancora per la competenza e per diciamo, aver lavorato su tutto quello che abbiamo fatto. E questo è uno schema che noi proponiamo alla clientela, chi vuole fare un progetto insieme a Blockchain Plaza, questo è il nostro piano di azione. Quindi noi lavoriamo in questo modo. Direi che io ho finito e ringrazio ancora e cedo la parola a lei, Zanetti. Ok, grazie per l'esposizione. E di quello che ha detto, ha citato il suo collega Michele Zema, e ne approfitterei per chiedere, visto che voi siete un'entità di certificazione, come e anche l'ingegnere Sara l'ha nominato, blockchain come può aiutare la certificazione, il processo di certificazione? Avete già introdotto qualcosa? Buongiorno e grazie anche per l'invito a questo bel incontro. Uscisse qua è un ente di certificazione da 30 anni sul mercato, specializzato nel settore del food, nasce nel 1990, certifica la prima DOP GP in Europa, che è quella di Grana Padano, nel 1997, e da allora, diciamo, ad oggi controlla circa 65 denominazioni di origine. Abbiamo le due anime di CS4, quella regolamentata DOP GP e quella volontaria, per quella cui si rifaceva anche l'ingegner Sara. Perché siamo entrati in questa logica di innovazione digitale? Beh, perché più si va avanti e più, diciamo, l'attenzione che si deve porre all'aspetto di validazione dei processi quando si arriva alla certificazione prevede anche dei controlli passo passo. Considerate che la certificazione è una certificazione puntuale, cioè nel momento in cui vado in azienda faccio una certificazione, vado lì a verificare un discorso di massa. Utilizzando la tecnologia, andando avanti con quello che diceva l'ingegner Sara, anche del virtual audit, quindi riesco a passare dalla massa alla certificazione lotto. Ci siamo già attivati internamente con il nostro database relazionale a cui sono collegati tutti quanti gli attori di una filiera, in questo caso le sto parlando dell'aceto balsamico di Modena, che è un'altra denominazione che noi controlliamo, in cui partendo dalla cantina abbiamo tutte quante le registrazioni definite e controllate. Chiaro che il passaggio successivo sarà quello di portare questa tipologia di informazioni e anche di attività di campo direttamente in blockchain. Consideri che oggi abbiamo due esempi che le raccontava prima l'ingegner Sala, non ancora in blockchain, ma parliamo del passaporto digitale con l'Istituto Poligrafico Azzecca dello Stato. Uno è quello del cioccolato di Modica IGP, che è un'altra denominazione che noi controlliamo, e un altro invece è quello, come le dicevo, che sta iniziando a prendere piede dell'aceto balsamico di Modena. Perché stiamo in questo gruppo? Perché ci crediamo? Stiamo facendo questa conferenza con una tecnologia, pensandola ieri, probabilmente dici no, ma quasi è possibile che mettiamo insieme 120 persone collegate in 2 ore e mezzo che chiacchierano con noi. Ci siamo riusciti. E quanto più si va avanti, tanto più la tecnologia di supporto
E in questa fase, diciamo, di blocco a casa, io sono in questo momento in ufficio, ma sono da solo con un altro mio collega, rispetto normalmente alle 10 persone che sono in questa sede da dove oggi vi sto parlando. Beh, in questa fase ci ha aiutato molto la tecnologia, quindi la parte di registrazione automatica da parte delle imprese, da parte degli allevatori, da parte di coloro che sono, diciamo, ogni attore della filiera in automatico sui nostri sistemi ci ha aiutato parecchio. Quindi più andremo avanti, più questa tipologia di tecnologia, quindi diciamo la parte di innovazione digitale, prenderà piede anche nell'attività di un'ente di certificazione, che comunque è sempre un'attività strategica, è sempre un'attività, diciamo, terza rispetto alla filiera, che deve comunque alla fine validare quelli che sono tutti quanti i passaggi che ci sono. Non so se sono stato, gli ho spiegato, gli ho raccontato un po' la nostra storia e ho risposto alla sua domanda. Sì, adesso sì. Ok, sì, un attimo. Perfetto, scusate, sono un attimo, stavo litigando col mio PC, non era tutto ok. Sì, è stato tutto, secondo me, chiaro, non ho visto domande su questo punto direttamente, però ne approfitterei per continuare col giro dei partecipanti, adesso quest'ultima frase, con chiedendo a Roberto, per esempio, che vedo che qua con noi dall'inizio, che è un esperto di A2A, Smart City, visto la parte di IoT, questa è una domanda che avrei voluto fare da tempo, ma quindi con la blockchain ne approfitto. Com'è possibile asseverare, cioè, garantire l'integrità del dato che viene letto da un sensore disposto in un'azienda? Se volessi connettere i miei sensori su un sistema collegato alla blockchain, quindi avere tutte le informazioni che loro mi danno nella blockchain, però non ho controllo di un singolo sensore puntualmente immerso in una macchina da qualche parte o in cima a un paluccino, come faccio ad essere sicuro dell'integrità del dato? Sì, grazie Gabriele, buonasera a tutti. È un tema interessante. Diciamo che A2A Smart City, con i propri partner di riferimento, fra cui Arduino, ha identificato negli anni delle soluzioni sensoristiche basate su delle board a trasmissione LoRaWAN che implementano dei sistemi crittografici per la protezione del dato, questo già all'origine. Questo permette di avere quindi una validazione del dato prima che questo sia scritto in maniera irreparabile nella blockchain, qualora le chiavi non combaciassero, ad esempio a causa di un'alterazione malevola del firmware per alterare appunto il dato, che può essere un sensore di temperatura o una posizione GPS, avremmo che il dato in questione sarebbe scartato e probabilmente generato anche un alert per andare a verificare l'integrità del device in questione. Ecco. Inoltre tutta la catena dal sensore alla gateway, network server e all'esposizione di API di A2A Smart City a diversi livelli di crittografia e regolarmente sottoposta a penetration test e vulnerability assessment, quindi siamo confidenti, siamo sicuri che ci sia questa garanzia, ecco. E poi diciamo che negli ultimi 5 anni soprattutto A2A Smart City ha fatto una certa esperienza, ha realizzato reti IoT basate soprattutto sul protocollo LoRaWAN, che ha come principali vantaggi il basso costo della trasmissione e di essere poco energivoro, quindi ben si presta a situazioni dove abbiamo la necessità di installare dei sensori e lasciarli anche per anni senza dovervi fare manutenzione o sostituzioni. Ecco. Oggi la nostra rete conta circa 2.000 concentratori, diverse decine di migliaia di sensori che trasmettono ogni pochi minuti su di essa, e quindi possiamo dire di avere anche maturato una certa esperienza, e anche sul settore tracking
che probabilmente è molto interessante per il mondo della filiera, dove abbiamo avuto comunque esperienze di tracciatura di veicoli come mezzi spazzaneve nelle città, piuttosto che tracking e diagnostica di mezzi agricoli, di asset, anche di persone, animali, oggetti. Quindi è un settore dove da anni operiamo, ecco. Ok, grazie per la risposta. Vado direttamente a coinvolgere un altro partecipante alla tavola, quindi chiederei al dottor Fusco di Antares Vision e capire come qual è le attività che sta svolgendo Antares con la blockchain e come nel loro specifico, le applicazioni che voi realizzate. Come può essere, come l'avete introdotta, se è stata introdotta, come pensate di introdurla e che vantaggi soprattutto può dare, perché questa è abbiamo finora parlato più di una volta, sono stati più citati i polli iniziali più di una volta, quindi immagino che spostando l'argomento, ma il problema ve lo sarete già posto. Non la sentiamo però, ha il microfono disattivato. Ok, grazie, buonasera a tutti, soprattutto in particolare a questi 48 che vedo che sono rimasti tutto questo testo. E, dicevo, io sono Adriano Fusco, Antares Vision, sono il responsabile della Business Development Strategy della compagnia. Per chi non ci conosce, Antares è stata fondata solo nel 2007, con un gruppo di 20 persone, è cresciuta molto velocemente, e adesso siamo circa 700 quotati in borsa dall'anno scorso. La crescita principale noi l'abbiamo avuta nella parte di tracciabilità per il settore farmaceutico, dove siamo diventati leader mondiali, e su tutta una parte di ispezione, e controlli di qualità da mettere in linea, in particolare nel settore farmaceutico, ma anche tanto nel settore food and beverage. E diciamo che la nostra piattaforma, che è costituita da tutta una serie di macchine hardware e software e sistemi software che comprendono anche sistemi di intelligenza artificiale, eccetera, è di fatto il sistema che alimenta la blockchain e quindi acquisisce dati dai sensori che citava per esempio prima Roberto. Ok, memorizza tutti questi dati che sono miliardi, li rende disponibili a chi ha diritto nella piattaforma di averli e permette di fornire le informazioni che servono e conferire i dati che servono in blockchain. Cioè non necessariamente, ecco, ci tengo a dire, tutti i dati che vengono gestiti e creati da queste piattaforme, per forza devono finire in blockchain, anzi, di questi dati soltanto una parte minima finisce dentro, mentre tutto il resto serve per una serie di funzioni che vanno, per esempio, se parliamo non solo di gestione delle culture, no? Perché noi cerchiamo la nostra mission è quella di proteggere il prodotto dal campo, da quando la piantina nasce, cresce, fino a quando il prodotto finito arriva sulla tavola. E c'è non soltanto il fornire le informazioni di tutti i percorsi dei vari componenti, delle culture, ma anche per esempio di monitorare quali sono i processi di produzione, tutti i parametri importanti, per migliorare il processo e garantire che sia funzionale. Poi la parte molto importante in cui noi crediamo tanto in questo è la serializzazione del prodotto, cioè, tutti noi parliamo diciamo di dare informazioni al cliente finale in modo trasparente su qual è la storia del prodotto, i componenti, come è stato prodotto, da chi, eccetera. Questo è fondamentale. Ed è anche importante però cercare di migliorare i prodotti che vengono appunto sviluppati. Quindi, tutto quello che stiamo dicendo, cioè
creare questi dati, metterli sul campo, crearli, acquisirli ed elaborarli con tecniche di intelligenza artificiale è importante non soltanto per la certificazione del prodotto, ma anche per l'aumento della qualità e per l'aumento dell'efficienza del sistema. Per esempio, stiamo facendo dei sistemi in cui ottimizziamo, acquisiamo 150, più di 150 variabili di processo, di un processo alimentare, li elaboriamo con tre modelli di intelligenza artificiale diversa e con il fine di ottimizzare la qualità in uscita del prodotto, ma anche di minimizzare l'impatto energetico. Pensiamo dai primi studi che ci siano diversi punti percentuali di ottimizzazione anche solo nel footprint di energia utilizzata. Che altro dire a quest'ora tarda? Quindi quello che vediamo in blockchain è di fatto la punta dell'iceberg di tutta una serie di attività che aziende come la nostra, come A2A e tante altre aziende stanno mettendo sul campo veramente per trasformare e rendere digitale i processi. E l'ultimo step è quello del customer engagement, cioè il fatto che, appunto, dicevo, serializzando i prodotti, quindi dando ad essi un numero univoco, ok? Quindi diverso all'interno pur dello stesso lotto di produzione di una bottiglia di spumante piuttosto che di un pacchetto di spaghetti, noi riusciamo a comunicare al consumatore non soltanto tutta la storia di questo prodotto, ma riusciamo anche a instaurare con lui cioè il brand owner, chi ha prodotto il prodotto, riesce a istituire un nuovo modo di comunicare. Faccio un esempio, non so, ne parlavo stamattina con dei colleghi, lo yogurt. Quando lo compro mi dice che ha 30 giorni, leggo il codice, mi dice che ha 30 giorni dalla scadenza, no? Mi dà quell'informazione su come è stato prodotto, eccetera, eccetera. Magari se lo leggo 5 giorni, magari mi può avvertire che sta per scadere. E quando lo rileggo mi può dare delle altre informazioni, magari invitarmi a utilizzare lo yogurt per fare una torta allo yogurt. Ecco. Quello che c'è sulla parte di customer engagement è veramente qualcosa che stiamo inventando giorno per giorno, scoprendo giorno per giorno. Il concetto di smart product, di come la comunicazione fra produttore, prodotto e consumatore evolve, è veramente interessantissimo. Negli Stati Uniti stiamo guardando delle applicazioni in cui il modo di interazione dipende anche dal posto dove si trova il consumatore, e da determinate condizioni in cui il prodotto si trova. Ecco, non posso andare più nel dettaglio perché stiamo parlando di cose un pochino confidenziali, dove appunto i produttori cercano di avere dei vantaggi competitivi dall'essere i primi a attivare questo tipo di applicazioni, chiaramente. E blockchain è, diciamo, il notary, è la parte che poi garantisce che quello che viene messo, viene comunicato, sia anche, ovviamente, sia corretto. Ecco, che avevano fatto prima durante le altre presentazioni, le ha nominato blockchain, tutta la catena della vostra tracciabilità del food, in questo caso, con l'esempio dello yogurt, però focalizzandoci sul lato blockchain, ha senso dal punto di vista economico e sostenibile legare questa informazione alla blockchain, o fa parte di quelle parti superflue che dipende dal valore intrinseco dell'oggetto, e quindi se è un oggetto di valore allora applico la blockchain, ma banalmente per il vasetto di yogurt magari no? No, io credo che, allora intanto non penso, però i colleghi più, diciamo, più sulla parte di blockchain possono essere magari più precisi, ma io non credo che, diciamo, l'infrastruttura blockchain abbia un impatto enorme sul costo di una piattaforma che stiamo descrivendo, no? E quindi io credo che comunque abbia senso avere un qualche cosa che sia condiviso e che sia immutabile.
E anche l'altro motivo è anche per creare l'ecosistema. Qualcuno ha parlato prima nei vari interventi di interscambiabilità dei dati, eccetera. Adesso anche per fare tracciabilità, per fare certificazione, tracciabilità, ci sono un sacco di sistemi, spesso manuali, a volte automatici, ma che comunque fanno fatica a parlare fra di loro. E quindi riuscire a metterli insieme, utilizzando gli standard di GS1, per esempio, ma anche utilizzando, conferendo i dati tutti in blockchain secondo certi criteri, questo non può che aiutare. Non so Perfetto. se ho risposto alla sua domanda. Sì, decisamente. No, è stato chiaro. Ne approfitterei per coinvolgere anche il professor Melchiorre dell'Università di Studi di Brescia, diciamo per avere una visione, se possibile, da parte sua sulle prospettive, nel senso abbiamo visto delle applicazioni reali adesso e proviamo a spostare l'asticella un po' più in là. Magari con lei, con le vostre attività in università, eccetera, vedere cosa si potrebbe fare, cosa si può pensare, se ci sono delle prospettive nuove che non abbiamo citato finora, anche se abbiamo visto un ventaglio decisamente molto ampio delle applicazioni in blockchain. Buonasera, prima di tutto. Allora, io sono, vabbè, sono un informatico, quindi spiego anche qual è il mio punto di vista. Sono docente di informatica dell'area sistemi informativi e basi di dati. All'università la blockchain ci interessa, ha cominciato a interessarci perché, vabbè, prima di tutto è una tecnologia informatica, quindi tocca in particolare le nostre tematiche di ricerca e poi c'è anche un interesse a valutarla per poterla inserire nella didattica che eroghiamo nel master di ingegneria informatica in particolare. E dal punto di vista della ricerca, tra l'altro, si presta anche a gettare dei ponti verso altre aree di ricerca non strettamente legate al nostro ambito informatico, quindi si presta anche a implementare dei progetti di ricerca trasversali. Allora, il tipo di indagine che stiamo facendo con la blockchain, in particolare, come diciamo, spesso accade quando analizziamo un nuovo topico, un nuovo argomento, ci lavoriamo soprattutto con delle tesi nell'ambito di progetti di ricerca, ma anche principalmente con delle tesi, almeno inizialmente sviluppando delle tesi. Quindi, visto che oggi si è parlato di casi d'uso, anch'io posso citare brevemente due casi d'uso, due tesi sulle quali abbiamo provato a incentrare dei casi d'uso concreti di utilizzo della blockchain. Che forse sono, diciamo, un po' meno, si staccano un attimino da quello che casi d'uso che sono stati portati delle aziende, quindi sono a livello più prototipale e maggiormente da valutare se poi hanno interesse dal punto di vista del modello di business. Allora, un primo esempio è stato quello di sviluppare una serie di smart contracts, disegnare un processo, sviluppare una serie di smart contracts in collaborazione con il nostro Dipartimento di Ingegneria Civile, in particolare col gruppo del professor Ciribini, nell'ambito del processo, del controllo di qualità del processo di installazione dei pannelli che poi costituiscono vengono utilizzati per realizzare i cappotti degli edifici, quindi l'isolamento termico degli edifici. In particolare nel processo di posa e di messa in opera di questi pannelli e della realizzazione di un cappotto, ci sono una serie di problematiche di, appunto, di controllo di qualità legate a varie fasi che devono essere ben fatte e la cui qualità dovrebbe essere, tra virgolette, certificata al fine di garantire che l'installazione alla fine sia corretta e al fine di rilasciare i pagamenti legati ai vari attori che implementano le varie fasi di installazione del cappotto. Quindi quello di cui ci siamo occupati è stato quello un attimo di formalizzare il processo di messa in opera dal punto di vista del flusso delle informazioni e poi di utilizzare la blockchain per andare a registrare il passaggio di una serie di controlli di qualità, quindi registrare il fatto che si è passato questo controllo di qualità e l'esito con cui lo si è passato.
e disegnare anche degli smart contracts che in linea teorica ovviamente non abbiamo implementato, non è ancora qualcosa che sta sul mercato, degli smart contracts che possono rilasciare dei pagamenti a fronte del fatto che un certo passaggio è stato effettuato. Faccio un esempio concreto, il posatore, che è il soggetto che effettivamente depone e fissa i pannelli sui muri dell'edificio, li fissa con dei tasselli, ci potrebbe essere qualcuno che certifica la qualità del suo lavoro. In realtà abbiamo pensato anche dei sistemi automatici per fare questo, che certifica la qualità, che i pannelli sono stati posati e fissati correttamente, e questa verifica, oltre a essere registrata su blockchain, è un evento anche che attiva uno smart contract che rilascia il pagamento dovuto al posatore. Qui si innestano anche dei sistemi semi-automatici di controllo, per cui abbiamo si è diciamo fatta sensorizzazione dei pannelli con dei sensori a basso costo che rilevano ad esempio l'umidità dei pannelli, per cui se prima di fissare un pannello si può valutare l'umidità e quindi capire se il pannello ad esempio è stato ben conservato in fase di stoccaggio, quindi può essere validamente installato o meno, ad altre tecniche di tipo ottico per analizzare la facciata dell'edificio prima della smaltatura e dopo il fissaggio dei pannelli, in modo da capire se i pannelli sono ben posizionati, se i tasselli di fissaggio seguono dei percorsi che sono considerati buoni dal punto di vista del fissaggio. Ci sono dei pattern ovviamente in letteratura che sono considerati più o meno validi. E quindi diciamo l'esito finale è quello di garantire un controllo di qualità di questo processo che attualmente diciamo è lasciato molto diciamo è molto artigianale, quindi diciamo non dà garanzie di qualità elevate. In generale, volevo dire una cosa sola che sarà ormai chiara, ma focalizzare sul fatto che la blockchain è particolarmente interessante, come si è capito, dove ci sono dei processi in cui intervengono vari attori, e questo è chiaro, questi attori non necessariamente si fidano fra di loro, si fidano l'uno dell'altro. Ed è il caso appunto del nostro processo di posa del pannello, dove abbiamo il responsabile del cantiere, il posatore, lo smaltatore, il cliente finale, il fornitore di pannelli, sono tutti soggetti che hanno interesse al fatto che le informazioni che riguardano le varie fasi del processo di installazione vengano depositate sul blockchain e possano essere verificate a posteriori in caso di contenzioso. Un altro esempio di tesi che posso citare, ne abbiamo fatti più di due, diciamo, ne cito due perché ovviamente il tempo è limitato, un altro esempio rientra nell'ambito manutenzione predittiva e big data, quindi siamo nel contesto generale dell'industria 4.0, che qui partendo da una consulenza reale che è stata fatta da parte del nostro dipartimento, abbiamo disegnato un processo che va a supporto di un contratto di manutenzione di macchinari costosi, estremamente costosi, parliamo di macchine utensili particolarmente costose, in cui il fermo macchina ha un costo particolarmente rilevante. E quindi abbiamo disegnato un processo a supporto del contratto di manutenzione dove ci sono vari attori, anche qui, che non necessariamente si fidano l'uno dell'altro, in questo caso il produttore della macchina, l'OIM, il cliente che utilizza la macchina, eventualmente può intervenire anche un'assicurazione che con contratti particolari copre una parte del costo di manutenzioni particolarmente onerose, di riparazioni particolarmente onerose. Quindi qui siamo andati a disegnare il processo e abbiamo cercato di individuare quali sono i dati e quali sono le fasi che è interessante salvare su blockchain e quali sono gli smart contracts che è interessante a implementare. Faccio solo un esempio: tramite delle tecniche big data che abbiamo sviluppato, andiamo a collezionare e analizzare dei dati che provengono da sensori a bordo della macchina, ad esempio per intendersi, per concretizzare, il mandrino può essere sensorizzato con dei sensori di corrente assorbita, di vibrazioni, di tensione ai capi del motore, eccetera. E collezioniamo questi dati attraverso delle tecniche appunto di analisi di big data, si possono rilevare degli eventi di allarme che ci stanno indicando sostanzialmente che la macchina sta lavorando al limite e potrebbe rompersi, o la componente potrebbe rompersi. A fronte di eventi di questo tipo, che possono essere inviati a smart contracts
salvati su blockchain, nello stesso tempo notificati al fornitore della macchina, al costruttore della macchina. Il costruttore della macchina, a fronte del ricevere un evento di questo tipo, può proporre al cliente un intervento di manutenzione preventivo della macchina, quindi prima che la macchina effettivamente si rompa. A questo punto il processo lascia libertà al cliente di accettare la manutenzione a costo X, ad esempio, oppure di rinviarla, ma nel caso che la rinvii, lo smart contracts codifica una regola secondo la quale un successivo intervento di riparazione, a fronte del fatto che questo warning è stato ignorato, avrà un costo più elevato. Quindi si possono implementare in sostanza dei modelli di business che mettono assieme, nel contesto della manutenzione preventiva, big data e processi distribuiti con la sicurezza, con il supporto offerto dalla blockchain e dei smart contracts che codificano regole certe per tutti gli attori coinvolti. Grazie, ha fatto una bella panoramica sulle attività con due spunti interessanti e mi viene naturale una domanda che apro un po' a tutto il tavolo, tutti i presenti in generale, chiunque voglia cimentarsi nella risposta se c'è. Abbiamo parlato tutti finora di dati, il professor Melchiorre particolarmente ha sottolineato formazione a testa dei dati in un processo particolare di manutenzione, di supporto. Ma la tecnologia di cui abbiamo parlato oggi, quindi il blockchain e via dicendo, tutte le sue forme, contestualizzata nel momento storico in cui siamo, in quel momento in cui c'è una crisi evidente e senza precedenti probabilmente, e speriamo senza eredi, e come e se secondo voi c'è la possibilità di usare, sfruttare la blockchain per riuscire a da un lato aziende poter risolvere e ripartire con uno stimolo in più, con un'arma in più nella tasca, piuttosto che applicazioni che possano servire alla situazione attuale. Ecco, come potremmo usare questa tecnologia per i bisogni che abbiamo in questo momento? Se volete posso intervenire io, adesso non so la procedura se bisogna chiedere la parola. Prego. Grazie. Prego. L'abbiamo persa però, il microfono, quando ho fatto... Ah, ecco, chiedo scusa, sì. Ecco. Dicevo che, a mio parere, bisogna giocare in attacco, sempre. E è soprattutto nei momenti di crisi che bisogna pensare in grande. Non si pensa in grande quando le cose vanno bene, non si pensa all'innovazione, cioè è difficile, e soprattutto si trova meno. E quando c'è il momento di crisi che se io vengo colpito rispondo con tre colpi in più. Ora, il Made in Italy in Italia è un punto di forza. A me piange il cuore da italiano nel momento in cui vedo un elemento come il Made in Italy che non è protetto, che non è difeso, che non gioca bene in attacco le sue carte. La blockchain è un elemento che permette di andare in quella direzione, è un plus nostro, è già riconosciuto, noi non abbiamo bisogno di vendere il Made in Italy, noi abbiamo bisogno di attaccare sul Made in Italy, di proteggere il Made in Italy e di portarlo all'ultimo livello di conoscenza che è l'utente. Se io vado a scuola, anche in Germania, io avevo il Parmesan, tanto per fare un esempio, è assurdo, assurdo. Allora io devo, ma non basta fare la conoscenza nel salotto. Perché se io mi limito a vendere il prodotto nel grande salotto dove sono pieno di ingegneri che conoscono tutti, non ho fatto il vero Made in Italy. Quindi bisogna portare il livello di tecnologia e di conoscenza all'ultimo livello del consumatore. Deve diventare un must e una commodity. Noi l'abbiamo già questo, ma va portato in fondo. Nel nostro intervento, quello con Beretta, citavamo il fatto che va protetto. Un progetto, io l'ho scritto anche in chat, un progetto di blockchain basato solo sulla blockchain è destinato a fallire, perché è una bellissima arma senza protezione, senza esercito, non si va da nessuna parte. Quindi, studiando un progetto di blockchain avvolto in altri tipi di tecnologia, io ho parlato dell'intelligenza artificiale perché c'è un elemento sensibile, per esempio, che non posso andare a proteggere in altro modo. L'AI mi aiuta, ma non è che l'AI da sola mi risolve tutti i problemi. Da un'altra parte magari è un aspetto legale, da un'altra parte eccetera. Quindi fare un progetto di blockchain prevede mente, visione di tipo organizzativo, coraggio,
decisione, visione strategica, inserimento della tecnologia blockchain e immediatamente un team di esperti multidisciplinare che elenca, evidenzia tutte le opportunità, ma soprattutto i livelli di protezione. Allora, in questo momento che noi dovremmo rilanciarci, leggevo adesso che abbiamo 55 miliardi di buco, prima facevamo fatica a trovare 50 milioni di euro, adesso parliamo di 55 miliardi di buco, bisogna rilanciarlo. Uno degli strumenti è utilizzare i brand che abbiamo. Vanno ripuliti, però, come sempre, va portato in fondo. Nella farmacia, adesso, tanto per non parlare solo di un argomento, nella farmacia, noi, un'ottima medicina, se non c'è la formulazione, cioè quell'elemento che permette al medicinale di arrivare nel momento giusto e rilasciare il principio attivo nel momento giusto, ho un bellissimo principio attivo, ma non serve a niente. Non ho protetto l'elemento fino al punto in cui doveva essere rilasciato per colpire. Allora, la blockchain è un bellissimo elemento con cui io posso portare quell'informazione, ma se non la proteggo, sono al punto di prima. Quindi è il momento adesso di rilanciare? Sì. È il momento di attaccare? Sì. Bisogna avere coraggio? Sì. Bisogna avere competenza? Sì. Perché andando così soltanto un po' alla, diciamo, in maniera indisciplinata, piuttosto che in maniera solo con entusiasmo, non si va da nessuna parte. Quindi con professionalità e con coraggio e con multidisciplinarità, quindi un ingegnere, parlavamo prima degli ingegneri, va benissimo, ma non è sufficiente, qui bisogna avere occhi a 360 gradi, quindi i team devono essere multidisciplinari, all'interno della blockchain servono tante componenti, l'organizzazione eccetera. Oggi ho parlato con un cliente e quando abbiamo fatto il progetto si è citato, è un progetto di successo, beh, a me piace dirlo perché ero il project manager, ma io ero una delle componenti. Abbiamo fatto un progetto velocissimo, ma perché l'abbiamo attaccato da tutte le parti: l'organizzazione, il personale, la motivazione, la tecnologia, l'informazione, la motivazione, tutto, tutto. Mancando uno di questi, e c'era CSMT, tanto per adesso non faccio pubblicità, ma era chiaro, cioè è lì, ha fatto parte della cosa. Quindi bisogna avere il coraggio di fare sistema, come fanno gli altri, e sfruttare l'elemento che abbiamo. È il momento adesso. Adesso, quando lo faranno tutti, va bene, sono uno dei tanti. Grazie. Grazie a lei per la risposta, è stato chiaro e pieno di entusiasmo e contagioso nella sua risposta, devo essere sincero. Avendo vissuto 6 anni negli Stati Uniti, tutte le volte che facevo la spesa mi spazientivo perché prendendo il sugo c'era pieno di prodotti che si chiamano Italian Sounding, no? Voi sapete quanto mercato viene preso ai nostri prodotti tipici all'estero. E proprio qui blockchain è certamente un'arma, ma non è, come dice giustamente Giulio, non è l'unica cosa, deve essere poi a lato, cioè deve esserci un sistema che promuove se stesso e lo promuove in modo unitario e che promuove l'eccellenza dei nostri prodotti, la loro distintività, la qualità eccetera all'estero e difende appunto anche le origini dalle copie. E poi successivamente blockchain certifica che i prodotti che noi vendiamo all'estero, che vendiamo, sono effettivamente fatti con il migliore della qualità, i migliori ingredienti, eccetera, nel miglior modo possibile. Però certo che blockchain è veramente uno strumento, ma secondo me minoritario rispetto a quello che noi dovremmo fare come sistema Italia. Però questa è la mia opinione, poi è diventato tardi, forse non è... No, se posso, no, probabilmente posso aggiungere qualcosa? Prego. No, ecco, proprio anche in riferimento a quello che veniva poc'anzi detto anche da Adriano, piuttosto che prima, volevo un attimo condividere alcuni risultati di alcune indagini che stiamo facendo proprio in relazione al Covid sulla filiera di cui siamo esperti dell'alimentare, in particolare anche del retail. Una survey recentemente realizzata ha una domanda, una survey classica per il mondo della grande distribuzione: qual è il criterio prioritario, quali sono i criteri prioritari di scelta se vado per andare da un supermercato piuttosto che da un altro? Abbiamo sempre visto ai primi posti il prezzo e quindi la convenienza in generale, la vicinanza, la comodità, poi c'era la qualità e poi c'era anche la trasparenza, eccetera.
Oggi il criterio di scelta è sicuramente la trasparenza e la sicurezza. La sicurezza è andata ai primissimi posti, perché era qualcosa che in questo tipo di filiera abbiamo sempre dato un po' per scontato. Insomma, ci possiamo fidare, abbiamo un sistema che controlla, l'USL, eccetera, eccetera. In realtà oggi vediamo che il tema della sicurezza è anche quello che viene predisposto, per esempio, nei supermercati. Ogni volta che decidiamo di entrare, perché ci sia il distanziamento, il basso rischio di contaminazione, eccetera, eccetera, è molto importante. Allora, la blockchain, come in tutte le cose, è un aspetto esclusivamente di tipo strumentale. Cioè, nella misura in cui non solo il cliente finale che entra in supermercato, ma anche il cliente intermedio della supply chain, quindi la catena distributiva, l'azienda di trasformazione, può avere qualcosa che offre una garanzia maggiore, oltre che un'efficienza maggiore nel processare la sicurezza, eccetera, dei prodotti, non solo dal punto di vista legale per le responsabilità dei cosiddetti brand owner, ma anche dal punto di vista proprio della competizione in termini di marketing, può essere uno strumento che molto più di prima può essere funzionale a questo obiettivo. Proprio perché la priorità di questi elementi, origine, trasparenza, l'origine ovviamente è molto legata anche al tema dei prodotti DOP e IGP, però il problema dei prodotti DOP e IGP c'era anche prima del Covid, non è che non ci fosse. Oggi a questi prodotti si aggiunge la necessità di una garanzia su tutti i prodotti, anche su quelli che costano poco, anzi forse ancora di più su quelli che costano poco, perché insomma giochiamo con la salute delle persone e con dei rischi che oggi, fino a ieri, contemplavamo neanche da lontano. Ecco, nell'ambito delle filiere alimentari, bevande e anche di prodotti premium, ma non solo, sicuramente questa priorità è una voce nuova, fondamentale della sostenibilità, che speriamo non scalzi altre voci importanti della sostenibilità, come quella dei materiali del packaging, della scarsa emissione di CO2, eccetera. La blockchain su questo, secondo me, avrà tanto da offrire. Grazie. Posso aggiungere anch'io? Certo. Posso aggiungere un commento anch'io? Sono completamente d'accordo. C'è da considerare anche che è una tecnologia abilitante e bisogna capire quali sono gli asset, nuovi asset, o come può cambiare la metodologia avendo alla base una tecnologia. Cioè, faccio un esempio: parlando di filiera alimentare o del vino della Franciacorta, per fare un esempio, dove troviamo che i produttori devono investire per 4 anni, perché ci vogliono 4 anni per fare il metodo classico. Ovviamente con una tecnologia abilitante come la blockchain, che mi permette di tokenizzare le bottiglie, di stamparmi le etichette della mia produzione di quest'anno, mi permetterebbe, ad esempio, attraverso l'ecosistema, quindi delle fiduzioni, quando si voglia, ho poco tempo per spiegarlo, ma c'è nella presentazione, c'è in allegato nel PowerPoint, quindi attraverso la tokenizzazione delle etichette della mia produzione di quest'anno, mi permetterebbe di metterle già sul mercato, di formare un Amazon 2.0, dove io vendo i token, li vendo adesso e quindi ho soldi per finanziare la mia produzione, per coltivare, per fare il vino quest'anno, quelli che andranno in vigore tra 4 anni, con la certezza che poi quella bottiglia verrà data a me. Quindi tanti investitori parteciperebbero. Ricordiamoci che in Italia la tokenizzazione, anche prima la blockchain c'era, il parmigiano reggiano non è nei cavò del consorzio, ma bensì dei cavò delle banche che li hanno tokenizzati. UbiBanca ha tokenizzato 350 milioni di carne dell'Argentina qualche mese fa. Ovviamente al di fuori della blockchain, ma se l'è acquistata addirittura per poi rivendersela. Quindi è una tecnologia che mi permette di cambiare il mondo, soprattutto nel nostro alimentare, se vogliamo parlare, ma anche nella manifattura, e mi permette di
avere nuovi finanziamenti, ma non solo, perché nell'esempio che dicevo prima, io ho avuto il finanziamento, sì, ma ho già venduto i miei token, le mie bottiglie sono già piazzate. Ok. Chiaro. Non so se qualcun altro vuole fare una domanda, vedo una domanda di, del signor Peltrami Mario in chat, che però non mi è chiara al 100%. Visto che anche il signor Massara ha risposto, non so se lei è più chiara la domanda, io qualche, la domanda era riguardo a, al retail, la recupero, il consumatore come si dovrebbe attrezzare con un'applicazione, con una soluzione del genere, non mi è chiaro la domanda, non so se avete da voi la risposta. Io ho provato a dare in chat una prima risposta, vedo che c'è una seconda domanda. Diciamo che sono parte in causa in quanto ho provato a rispondere. Allora, il consumatore finale lo vediamo adesso, no? Cioè col Covid, che cos'ha in mano? Cioè io devo velocemente arrivare, cos'ha in mano? Ha in mano un cellulare. Gli hanno proposto un'app per l'Immuni. 1 milione di utenti in Lombardia ha già risposto, 1 milione in pochi giorni. E stiamo parlando di un'app, quindi di un telefonino. È meno perché l'hanno prodotta soltanto per una cosa, si stanno attrezzando per gli smartphone di ultima generazione e tutto il resto. Quindi fondamentalmente il consumatore, cioè si agisce su più livelli. Il consumatore ha in mano già uno strumento, ha in mano un telefonino, quindi può usare la sua tecnologia per accedere. Mediamente un consumatore che comincia ad andare ha diversi gradi di attenzione su quello che gli interessa certe cose, però in qualche modo nella sua testa già un punto di accesso informativo mentale lo ha già, quello va usato. Quindi ci sono fior di aziende marketing, di persone marketing, da qualche parte la luce la si va a accendere. Dopodiché serve un giro un po' più grande, bisogna preparare il terreno, cioè parte della blockchain è brand, dopodiché uno lo utilizza per la sicurezza, uno lo utilizza per velocizzare l'informazione, uno lo utilizza per dare un'immagine da un'altra parte, in qualche modo lo si utilizza. Però, come sempre, a me piace lavorare multi-arma, multidisciplina. Un progetto che è importante, che è veloce, non lo si risolve mai. Cioè, un elemento è la testa di ponte, in questo momento la tecnologia è la testa di ponte, ma una testa di ponte lasciata da sola è destinata a morire. Quindi bisogna sempre pensare un progetto in maniera interdisciplinare. È così che si vince. È così che si vince. Poi uno, c'è un momento che uno tira più dell'altro. Quindi l'utente finale al telefonino, bene, è quello, è sufficiente? No, si cercano alcune informazioni in base al prodotto, in base al mercato. L'informazione può essere diversa, per esempio, tra la grande città e un paese, un altro paese, hanno identità culturali diverse, quindi non è vero che un'unica informazione può andare. Lo strumento magari è lo stesso, il telefonino, magari è un cartellone pubblicitario, poi lì c'è gente molto più esperta di me, io sono ingegnere, figlio d'avvocato, ma mi fermo lì. Quindi un team ben specializzato lo trova. Il lavoro che abbiamo fatto in Beretta, buona parte, è vero che abbiamo speso tempo per decidere quale blockchain tecnologica, ma la quota parte del tempo è quale linea di prodotto? E siamo andati col marketing a vederlo che tipo di informazione andare a mettere. Quando c'è il blocchetto è banale dire vabbè, tiriamo su 50 informazioni, quale? Ogni volta che il payload di un blocchetto porta informazione può essere anche un'arma a doppio taglio, riempio di informazioni inutile. Quindi tante cose vanno fatte. Quando analizzo una cosa devo mettermi in testa che una volta che ho trovato la soluzione non mi devo adagiare sugli allori, perché il mercato dopo magari ha un'altra esigenza. Se ho un team interdisciplinare a raggio, perché guardo una volta a destra, una volta a sinistra, ma non prenderò tutto, male prendo. A mio parere questa è la chiave, più il fatto di dire siamo in crisi, niente panico, niente cosa, si va, stavo per dire all'assalto, ma si va avanti, è parecchio più di prima. Grazie. Grazie a lei. Ok. Non vedo altre domande in chat. Non so se avete domande da proporre, però insomma, abbiamo resistito con 30 eroi fino per 3 lunghe ore, quindi penso che sia lì stato una di interesse per tutti. Beh, non sono poche, no, no, esatto. Quindi spero che gli argomenti che abbiamo toccato, le esperienze che abbiamo promosso siano stati utili per tutti. Ricordo solo un messaggio di servizio che in chat abbiamo lasciato per tutti coloro che avessero tempo e voglia di darci un feedback, un link a un questionario che per noi è molto importante per riuscire a tarare
meglio le prossime esperienze, i prossimi contenuti, il modo di farli e servire, cercare di fare sempre un servizio migliore per noi assolutamente necessario, più che utile. Quindi se volete dedicare qualche minuto per noi è fondamentale. Ringrazio tutti i relatori, tutti quelli che hanno partecipato per ogni vostro contributo. Avete risposto in tanti alla nostra richiesta, quindi ci ha fatto molto piacere organizzare questa giornata, siamo stati molto soddisfatti. Spero anche voi siate soddisfatti del tempo della condivisione che abbiamo avuto insieme. Sarebbe stato meglio farlo in Officina Liberty fisicamente, sicuramente, sarebbe stato un piacere stringervi la mano e bere qualcosa assieme a quest'ora che era l'orario giusto, però facciamo di necessità virtù e cerchiamo di fare il meglio per ora. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a tutti, arrivederci. Un saluto a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.